Allora, buonasera a tutte e a tutti. Siamo alla quarta tappa del nostro cammino, ma c'è una novità, perché per problemi che non dipendono dalla nostra volontà, domani l'istituto sarà chiuso e quindi dovremo concentrare questo quarto incontro con il quinto incontro, quindi chiediamo questo sforzo al professor Montani. Evidentemente la lezione sarà più lunga e il dibattito seguirà come al solito la lezione. Quindi oggi si concluderà questo percorso che abbiamo intrapreso lunedì sulla critica della ragion pura e la critica della facoltà di giudizio e sulla sua ricezione. Prego, a te la parola, Pietro. Molto bene, la lezione di oggi sarà completa, ma naturalmente impoverita di alcuni passaggi, per cui magari alcune cose vi potranno sembrare scarsamente motivate o che ci siano delle lacune, però abbiamo la discussione durante la quale, come ho potuto constatare, voi siete parecchio agguerriti e possiamo eventualmente emendare le inesattezze o integrare le parti che non si fossero ben strette tra di loro, perché in effetti in queste ultime due lezioni io conto di uscire dalla zona protetta del radicamento nel testo per arrivare fino ad un obiettivo che vi ho comunicato all'inizio, cioè i nostri giorni, che cosa portiamo a casa di questa discussione kantiana per sull'immaginazione, come alla fin fine si è chiarito, per comprendere meglio, se possibile, e per agire più ragionevolmente, se possibile, nel tempo che ci è toccato in sorte. Dunque, il primo interlocutore, ora io ritorno sulla condivisione, che ritrovo qua, sempre con qualche cosa curiosa, no? Questo adesso se ne va da solo. Dunque, gli interlocutori sono tre, come ricordate da ieri, figure veramente di statura molto rilevante: Schiller, Nietzsche e Heidegger. Cominciamo da Schiller oggi, molto rapidamente. Questo testo, Le lettere sull'educazione estetica dell'uomo, che è il capolavoro filosofico di Schiller, uscito nel 95, quindi proprio a stretto ridosso della critica della facoltà di giudizio, che Schiller legge e commenta in questo testo, di cui dice che l'intera impostazione è kantiana. Molta gente ha detto la stessa cosa, ma non tutti hanno avuto il beneficio di un riconoscimento ufficiale da parte di Kant, il quale disse che effettivamente Schiller era un suo lettore corretto, uno che aveva capito e aveva anche articolato in modo riconosciuto, avvalorato, legittimato da Kant le notevoli poi integrazioni e sviluppi, più che integrazioni, che Schiller stesso fa all'estetica di Kant, con la quale in questo libro si mantiene in un dialogo costante per sviluppare un elemento su cui mi soffermerò, dei molti, in particolare un elemento, ma ne sviluppa diversi. Di che cosa? Di quel decisivo ripensamento del trascendentalismo che ci ha tenuti occupati e che è rimasto comunque sempre sullo sfondo delle nostre riflessioni di questi giorni. Quindi questa specifica comprensione del criticismo non fu colta in tutta la sua portata dai contemporanei e anche successivamente, in ragione di alcune tenaci e anche molto resistenti, no, l'ho detto più volte, incomprensioni dell'estetica di Kant, sulle quali fu in particolare Heidegger a
richiamare l'attenzione per primo, o insomma con un'autorità che gli derivava dalla sua statura. E dove lo fece? Lo fece in particolare, a parte il tema di Kant, il problema della metafisica, su cui mi sono soffermato sia pure rapsodicamente con voi, lo fece nel grande libro su Nietzsche scritto negli anni 40, che raccoglie i corsi che Heidegger aveva tenuto su Nietzsche a partire dal 36. Sapete che Heidegger racconta storie notevolissime su questo corpo a corpo tra lui e Nietzsche, da cui disse uscì distrutto, ebbe bisogno di uno psicoanalista per riaversi da questo corpo a corpo. Ma quella di Heidegger, naturalmente qui ciascuno di noi ha maturato idee diverse, perché su Nietzsche è impossibile non maturare idee diverse. Ebbene, la mia è che la lettura heideggeriana di Nietzsche resta la più, per me la più esplicativa, cioè quella che mi dà un bandolo per seguire l'intera complessa, straordinaria opera nietzschiana. E quindi sappiatelo fin d'ora. Naturalmente questo può essere in contrasto con le vostre posizioni, qualora siate, ed è difficile che qualcuno di voi non lo sia, lettori di Nietzsche. Heidegger richiamò per primo l'attenzione su queste incomprensioni nel primo libro che scandisce il grande testo su Nietzsche, e che è quello intitolato La volontà di potenza come arte. La volontà di potenza come arte. Nella quale l'apporto di Schiller ad una estetica critica, quindi alla Wirkungsgeschichte che qui ci interessa, è indicato in modo molto lapidario in questi passi che ora sottopongo alla vostra attenzione, perché richiedono attenzione. Ecco il primo. Sono proprio delle sciabolate. Si può dire che l'incidenza della critica della facoltà di giudizio di Kant, opera nella quale è esposta l'estetica, ha finora avuto luogo solo, non è che ci va piano, solo sul fondamento di fraintendimenti. Tutti l'hanno frainteso. Un processo questo, aggiunge, per la delizia degli storici della filosofia, un processo che non dovrei pronunciare in questa sede, un processo questo che è parte della storia della filosofia, ove si intenda per storia della filosofia non il carattere intimamente storico della filosofia, ma il fatto che la filosofia possa essere accolta e compresa a partire da un approccio storico, per cui c'è per esempio una storia delle idee. Le idee si spiegherebbero nella loro storia e non nella loro capacità, come ora leggeremo, di far accadere la storia, di storicizzare. È proprio quell'idea della storia della filosofia che in un modo o in un altro molti di noi, io sicuramente, abbiamo appreso con i nostri primi insegnanti di filosofia, che avevano idea che, tenendosi legati a questa scansione, prima Platone, poi Aristotele, fino ad arrivare a, che ne so, Gianni Vattimo, era il modo più sicuro di insegnare la filosofia. Non così per Heidegger, il quale aggiunge qui subito dopo che Schiller è stato l'unico, come vedete, non senza compromessi, senza mediazioni, Schiller è stato l'unico a capire cose essenziali in riferimento alla dottrina kantiana del bello e dell'arte. Anche la sua conoscenza delle idee di Schiller su Kant fu però occultata dalle dottrine estetiche del XX secolo. Infine aggiungiamo un'ultima citazione da cui partiamo per una rapida rassegna. Dice qui, in un altro passo, un po' più avanti, Heidegger, l'interpretazione kantiana del comportamento estetico come piacere della riflessione, decide di chiamarlo così, piacere della riflessione è un apax,
perché compare nella critica della facoltà di giudizio una volta sola, ma non ha alcuna importanza, visto che abbiamo discusso questo tema più di una volta. Avrebbe potuto chiamarlo libero gioco, Gemeinsinn, quello che sappiamo già di che cosa si tratta. È questo piacere dell'essere aperti e al tempo stesso distanziati, ma lo definirà, si prenderà la briga di definirlo Heidegger, questo piacere della riflessione, lo vedremo tra un attimo. Quindi l'interpretazione kantiana del comportamento estetico come piacere della riflessione penetra in uno stato fondamentale dell'essere dell'uomo, nel quale soltanto, solo in quello strato o stato, nel quale soltanto l'uomo perviene alla pienezza fondata della sua essenza. È quello stato che Schiller ha concepito come la condizione dell'essenza storica, non la storia della filosofia di cui diceva prima, ma l'essenza storica, che per Heidegger, come voi sapete, significa fondatrice di storia, cioè che fa accadere, che storicizza, non che subisce il contesto storico già esistente e così via, no? Secondo la visione dello storicista, criticata da tanti filosofi, per esempio contemporanei di Heidegger, perfino dal suo più potente, feroce antagonista, e penso a Walter Benjamin e alle tesi sul concetto di storia, in cui si dice qualche cosa di molto analogo, no? Appunto, che lo storicismo è la storia dei vincitori, che mette la sequenza dei fatti una dietro l'altro, dimostrando la necessità. Post hoc ergo propter hoc, chi ha vinto ha ragione. Questo è Benjamin. Heidegger la pensa in modo molto diverso dal punto di vista politico, come voi sapete, non intendo entrare in questa discussione, ma qui dice che appunto quella che attribuisce a Schiller è la condizione dell'essenza storica fondatrice di storia dell'uomo. Dopodiché, per aiutarci a capire questa presa di posizione così estrema, Heidegger ci dà pochi sprazzi, non è un testo su Schiller. Heidegger, tuttavia, proprio in quegli stessi anni, ve lo dico anche per informazione, tiene un seminario su Schiller, sulle lettere e sull'educazione estetica. Un seminario di cui non esiste il testo, quindi non è nella Gesamtausgabe, ma esiste una trascrizione fatta dagli allievi, che un mio allievo a mia volta, che si chiama Adriano Ardovino, ha tradotto e presentato in italiano, che vi consiglio vivamente perché è molto interessante. È un seminario davvero molto vivace, in cui si discute di tante cose, un seminario per Anfänger, per principianti. Lui dice: ma che gli possiamo far leggere a questi principianti per fargli capire che cos'è l'estetica? Perché questi tutti pensano che l'estetica sia una dottrina del bello, dell'arte, di che cosa significa l'arte, cos'è la qualità dell'arte. Beh, andiamo giù con le lettere sull'educazione estetica di Schiller, per cui vedete che cosa dice. L'interpretazione del comportamento estetico come piacere della riflessione, che è una cosa su cui noi stessi abbiamo a lungo riflettuto e credo ci siamo chiariti le idee, penetra in uno stato fondamentale dell'essere umano, nel quale soltanto l'uomo perviene alla pienezza fondata della sua... Io non riesco più a dire l'uomo, lo leggo qui perché è testuale, normalmente scrivo l'essere umano, mi sembra veramente ridicolo, cioè ci sono delle cose che ci cambiano veramente l'ethos linguistico, non quelle assurde che fanno ridere tutti, ma in questo caso davvero l'uomo mi sembra una roba impresentabile, io personalmente non ci riesco più. È quello stato che Schiller ha concepito come la condizione dell'essenza storica fondatrice di storia dell'essere umano. Di che fraintendimento si tratta? Visto che prima Heidegger ha parlato di un fraintendimento che ha reso illeggibile non soltanto la critica della facoltà di giudizio, ma anche le lettere sull'educazione estetica di Schiller, si tratta appunto, come vi ho detto un attimo fa, di nient'altro che quella intendere l'estetica come una dottrina del bello e delle arti e non piuttosto come un'indagine sul sentirsi immersi in un esperire contingente. No, ho già richiamato, ma lo farò di nuovo,
molte analogie tra questa condizione e quella condizione che io non esiterei a chiamare estetica, dell'analitica dell'esserci in essere e tempo, nella prima parte di essere e tempo di Heidegger. Poi diremo perché Heidegger non usa la parola estetica. Quindi un sentirsi immersi che nel vivente umano assume dei connotati peculiari definiti da Heidegger come uno stato fondamentale dell'essere umano, il piacere della riflessione. Nello stesso corso, poco prima, Heidegger aveva già definito la peculiarità di questo stato in questo modo. Perché? Perché aveva bisogno di far capire che c'era una forte simmetria tra ciò che Nietzsche chiama lo stato di ebbrezza e la condizione estetica kantiana, e a maggior ragione quella schilleriana. Perché a maggior ragione? Perché quella schilleriana è più energetica, è sorretta da un trieb, Spieltrieb, impulso al gioco, è ciò che anche Kant ha chiamato impulso vitale, quindi c'è qualcosa di radicato nel biologico, ma in Schiller diventa ancora più tematico, no? È uno Spieltrieb, come voi sicuramente sapete. Quindi così in un'altra citazione che ora vi riporto, è importante questa, Heidegger definisce il sentimento, Gefühl, ricordate, ho insistito sulla importanza di questa parola, che non è una Empfindung, che non è una Wahrnehmung, ma è appunto un Gefühl. Scopriremo oggi che Kant usa questa parola per un'altra, come dire, caratteristica umana, ma ci arriviamo tra poco. Non la usa quasi mai, per esempio una ragion pura non si trova. Nel sentimento, questo è Nietzsche, scusate, è Heidegger che parla per costruire un ponte fra Nietzsche e Schiller e Kant. Nel sentimento si apre e si mantiene aperto lo stato in cui di volta in volta ci troviamo rispetto alle cose, rispetto a noi stessi e rispetto agli uomini. Vi ricordate che abbiamo detto la stessa cosa parlando del Gemeinsinn, del sentire se stessi. Addirittura io vi ho accennato, citando Merleau-Ponty, del sentirsi sentire, quindi un raddoppiamento di questa riflessività. Qui si dice appunto rispetto alle cose, rispetto a noi stessi e rispetto agli uomini. Il sentimento è esso stesso questo stato aperto a sé. Vedete, di nuovo, non è che c'è prima il sentimento e poi il sentire, è proprio soltanto questo. Il sentimento è esso stesso questo stato aperto a sé in cui si libera. Io ho messo l'originale perché libera non mi piace questa traduzione, e questo è Franco Volpi, quindi uno dei massimi traduttori di Heidegger, e studioso straordinario di Heidegger. Schwingen vuol dire dondola, vuol dire, a me fa pensare quell'oscillazione del libero gioco. Cos'è che schwingt? Cos'è che gioca? Immaginazione e intelletto. Comunque. Volpi traduce così e noi lo accogliamo. Il sentimento è esso stesso questo stato aperto a sé in cui si libra la nostra esistenza. L'essere umano non è un essere pensante che in più vuole, a cui si aggiungono poi, per farlo più bello o più brutto, oltre al pensare e al volere, i sentimenti, ma l'essere nello stato del sentimento è la dimensione originaria. Die Zuständigkeit des Gefühls ist das Ursprüngliche. L'originario, di cui pensare e volere fanno parte. D'accordo? Molto radicale questa definizione di Heidegger. Heidegger qui sta naturalmente, come vi dicevo, sta pensando a Nietzsche, e in particolare al concetto di stato di ebbrezza, in cui è più forte l'aspetto dell'apertura
a fronte di quello riflessivo, ma ancora più forte, come vedremo a suo tempo, l'aspetto della poiesis, del fare, del convertire l'apertura in una presa di posizione tecnica, fatemi usare, poietica, tecnica, questa parola, di techne appunto, di arte nel senso che abbiamo detto nelle giornate precedenti. L'uomo, cioè, ma sta anche naturalmente costruendo esplicitamente una continuità tra Kant e il suo proprio pensiero, quello di Heidegger, visto che la definizione dello stato estetico, come ho già suggerito, è facilmente riconducibile a quello, credo del tutto lecitamente riconducibile, a quello che in essere e tempo, nell'analitica esistenziale, come si dice, Heidegger aveva definito con il concetto di Befindlichkeit, che è l'aspetto passivo, il ritrovarsi, no? Il Befinden sich e il sentirsi in quel Befinden sich. È molto bello questo ritrovarsi, perché c'è anche una ripetizione, un elemento, abbiamo discusso di questo, vi ricordate? O meglio, al rapporto, come vi ho anche detto diverse volte, di coimplicazione, vedete che anche qui c'è una simultaneità di aspetti che vanno colti proprio nella loro simultaneità, tra la Befindlichkeit e la Erschlossenheit, cioè l'apertità del nostro esserci, un sentirsi immersi, passivi, passivo, mi ci ritrovo, sentirsi gettati, una Geworfenheit, come dice Heidegger, che è simultaneo ad un attivo trascendimento, ad una trascendenza, che è quella dell'essere aperti, o in Kant essere distanziati, è un trascendimento. Trascendenza è una parola troppo fortemente collegata nella nostra cultura alla tradizione religiosa per essere accolta anche nella sua funzione di dispositivo. La trascendenza è l'esserci e il non essere, è assolutamente tipica dell'essere umano e di molti altri esseri viventi tramite piccolo addestramento, come vi ho suggerito in diverse occasioni, senza entrare nel merito di un discorso etologico che non sarei in grado di fare. Anche se sarebbe interessante, sapete per esempio che Heidegger non è convinto che l'animale possa godere di questo elemento di trascendenza, sbagliava dal punto di vista di ciò che noi oggi sappiamo sperimentalmente. Dunque simultaneo è qualcosa appunto come ritrovarsi, essere aperti, essere gettati, passivo e attivo, qualcosa che implica anche un Verstehen, una comprensione, anche una rede, anche un linguaggio, anche un discorso, non linguaggio, un discorrere, insomma, sono gli esistenziali. E come la presenta qui Schiller? In tanti modi, dovendo fare adesso, in ragione della concentrazione del nostro tempo, una scelta, non mi sono voluto privare del piacere di presentarvi queste due citazioni che ora vi leggo e che sono, non dico fortemente rappresentative, ma che ci fanno entrare nell'officina propria di Schiller, nelle lettere sulla educazione estetica. La prima riguarda lo stato estetico come lo vede lui, lo chiama anche lui in tanti modi, no? Spieltrieb è uno di quelli che vi ho già indicato, ma qui insiste soprattutto sull'aspetto di mediazione stabilita dallo stato estetico. State attenti, non mediazione tra due cose preesistenti, come sempre noi siamo indotti a pensare, una mediazione che genera i mediati, è l'evento mediante che genera immediati, d'accordo? L'animo passa dunque dalla sensazione al pensiero, vedete che sono gli stessi termini kantiani, leggermente riformulati, attraverso una disposizione intermedia, l'estetico dunque,
nella quale sensibilità e ragione sono contemporaneamente attive e tuttavia proprio perciò annullano, si annullano l'un l'altro, usa una parola da $1 milione, Aufheben, è la parola hegeliana, è il nucleo teoretico generatore della fenomenologia dello spirito, che poi in effetti non si sa mai come tradurre, eccetera. Annullano, qui il traduttore, non mi ricordo, ah no, questa è Giovanna Pinna, sì, è la traduzione di Giovanna Pinna, annullano, aufheben, quindi tolgono per conservare, rilevano reciprocamente la loro forza determinante e attraverso un'opposizione fanno nascere una negazione. Questa disposizione intermedia l'estetico, il libero gioco, lo Spieltrieb, in cui l'animo non è necessitato né fisicamente né moralmente ed è tuttavia attivo in ambo i modi, merita, è simulativo, siamo di nuovo nell'analogia, nel come se, io vi vorrei autorizzare a sentirvi liberi di allargare questi concetti operativi che abbiamo trovato testualmente per farli funzionare anche in modo più libero, merita eminentemente di essere chiamato a una disposizione libera e se si chiama fisico lo stato di determinazione sensibile, ma logico e morale lo stato di determinazione razionale, allora bisogna chiamare estetico questo stato di determinabilità reale e attiva. Vedete, altro che la questione dell'arte, eccetera, eccetera. La portata teoretico-epistemologica, se mi consentite di riusare questa parola su cui giustamente sono state sollevate delle perplessità, è potentissima in Schiller, il quale, essendo anche poeta, come tutti voi sapete, non si fa sfuggire l'occasione di introdurre in questo testo di alta speculazione filosofica dei passaggi formidabili, di cui almeno uno ve lo voglio leggere, ed è quello di chiedersi che cosa accadrebbe se la ragione, io non leggo sulla mia cosa perché c'è un... Se l'essere umano, in quanto essere razionale, in assenza della mediazione estetica, che cosa accadrebbe all'essere, perché io ho una striscetta che non riesco a togliere dai miei titoli. No, non si può togliere. Non si può togliere, va bene. Allora, che cosa accadrebbe, all'essere umano in quanto essere razionale? In assenza della mediazione estetica, è una simulazione naturalmente perché non ci sarebbe l'essere umano, sentite che bel pezzo straordinario secondo me, nel mezzo della sua animalità senza alcuna mediazione estetica, lo sorprende la tensione verso l'assoluto, cioè il massimo della richiesta della ragione, come una violenza, è una violenza. Succede così all'intelligenza artificiale, ecco, io voglio far lavorare nelle vostre teste questo sospetto, che possa accadere questo. Nel mezzo della sua animalità, nel mezzo della sua automaticità in quel caso, lo sorprende la tensione verso l'assoluto e poiché in questo stato di ottusità tutti i suoi sforzi vanno alle cose materiali e temporali e sono limitati semplicemente dalla sua individualità, così da quell'esigenza viene indotto soltanto ad allargare all'infinito la sua individualità, anziché astrarre da essa, ad aspirare, invece che alla forma, ad una materia inesauribile, invece che all'immutabile, a un eterno mutamento e ad un'eterna assicurazione assoluta della sua, un'eterna assicurazione assoluta della sua esistenza temporale. Il medesimo impulso che, applicato al suo pensiero e alla sua azione, dovrebbe condurlo alla verità e alla moralità, se riferito alla sua passività e al suo sentire, non produce altro che un desiderio senza limiti, un bisogno assoluto, non mediabile. Non c'è questo gioco che si è interposto, questo specie di, come dire, il cuscinetto a sfera tra le due pulsioni, senza guadagnare da questo tipo di manifestazione della ragione qualcosa per la sua umanità, e non è la ragionevolezza, è la razionalità calcolante, come sarebbe stata definita un centinaio di anni dopo,
da questo tipo di manifestazione della ragione qualcosa per la sua umanità, egli perde soltanto la felice limitatezza dell'animale. Ecco cosa bisogna reintegrare, dice Schiller, soprattutto nell'uomo moderno. Considerazione storica dell'estetico, compito storico. Senza guadagnare da questo tipo di manifestazione della ragione qualcosa per la sua umanità, egli perde soltanto la felice limitatezza dell'animale, di fronte al quale ha ora soltanto il non invidiabile vantaggio di perdere, nell'aspirare alla lontananza, il possesso del presente. Straordinaria questa parte, senza tuttavia cercare in tutta la sconfinata lontananza nient'altro che il presente, un presente che tuttavia non domina riflessivamente, una contingenza che non domina riflessivamente, d'accordo? Questo è, in questa fantastica allucinazione, simulazione letteraria, poetica, ma profondamente filosofica di Schiller, quello che accadrebbe se a un ente dotato di ragione, dotato di capacità di ricevere la ragione, capitasse di incontrare la ragione, di essere aggredito dalla ragione senza che la mediazione estetica fosse stata in grado di intervenire. Ecco dunque, fatemi ritrovare il mio punto. Sì, ecco, allora questo ci porta a chiarire quest'ultimo passaggio. In che modo Schiller, come interprete genuino della critica della facoltà di giudizio, costituisca anche un trade union tra Kant, Nietzsche e lo stesso Heidegger, come diremo tra un pochino. Nietzsche, che nella sua lettura di Kant resta dipendente da Schopenhauer, Nietzsche ha letto Kant attraverso, con gli occhi di Schopenhauer, e dunque è rimasto vittima, questa è l'interpretazione heideggeriana che io mi permetto di condividere, di una lettura completamente fraintesa della critica della facoltà di giudizio, che è quella approntata rapidamente dallo stesso Schopenhauer, e cioè quella del disinteresse come sospensione di ogni rapporto vitale. Noluntas, no? Il contrario, vi ho fatto notare come appunto il disinteresse, una volta applicato alla concezione dell'opera d'arte, porti addirittura a quel concetto di opera d'arte Geistreich, tutto il contrario di quello che aveva capito o che gli faceva piacere capire a Schopenhauer. E Schopenhauer, che è stato uno dei primi maestri di Nietzsche, fino all'abbandono rapido che ci fu da parte di Nietzsche, però gli ha consegnato un'immagine non autentica di Kant. Per contro è provato, ci sono interessanti testimonianze su questo, che Nietzsche fosse un lettore di Schiller, un attento lettore di Schiller, e dunque ha preso, come dire, articola involontariamente la Wirkungsgeschichte kantiana attraverso Schiller. Qual è il punto in gioco dunque, come ho indugiato prima di dire? Il punto in gioco è quello della storicità, ma non nel senso criticato da Heidegger, della storia delle idee, della storia della filosofia, su cui appunto si soffermano in particolare le lettere. È uno degli elementi fondanti della parte politica delle lettere, che ha anche una parte teoretica molto impegnativa sulla quale non abbiamo tempo di soffermarci. Questo presupposto della necessità di ricostruire la mediazione estetica ci fa comprendere la proposta centrale delle lettere, che è quella che di fronte all'evidente imbarbarimento, è la parola tecnica usata da Schiller, dell'umanità moderna, dei suoi contemporanei, che lui giudica un'umanità sempre più raziocinante, nel senso anche di quella immagine letteraria che vi ho letto prima, impoverita sul piano della sensibilità, cioè sempre più vicina alla condizione di assenza di mediazione estetica, che
che abbiamo visto stigmatizzata in quello scenario così, così efficace. E dunque ha bisogno di uno strumento di rieducazione estetica. Dice infatti Schiller, ma può l'uomo essere destinato per un qualsivoglia fine a dimenticare se stesso, cioè la sua integrità, la sua armonia, l'armonia delle sue componenti, a vantaggio di una razionalità calcolante? E la natura dovrebbe poterci sottrarre per i suoi fini, i fini sono che la razionalità calcolante può promettere obiettivi più ambiziosi all'essere umano, e la natura dovrebbe poterci sottrarre per i suoi fini una perfezione che la ragione con i suoi fini ci prescrive? Dice allora, questa è la proposta di caratteristica di Schiller, deve essere dunque falso che lo sviluppo delle singole forze renda necessario il sacrificio della loro totalità. O, se anche la legge di natura tendesse a questo, chi potrebbe negarlo? Perché dovremmo attribuire appunto alla natura una teleologia che andasse verso il miglioramento morale del genere umano, come è possibile perseguire progettualmente, secondo la posizione sviluppata da Kant nella ragion pratica, ma perché la natura dovrebbe andare in quella direzione, oppure nella direzione di un sicuro rafforzamento di quelle capacità di autoassicurazione di cui ha parlato Nietzsche, no? L'assicurazione dall'incertezza, l'assicurazione dalla contingenza e così via. Deve essere dunque falso che lo sviluppo delle singole forze renda necessario il sacrificio della loro totalità. O, se anche la legge di natura tendesse a questo, deve stare a noi, ecco il compito politico. Queste lettere cominciano dicendo la più perfetta opera d'arte è la libertà politica. Questo è l'incipit, è la dichiarazione di intenti di Schiller. O se anche le leggi di natura tendesse a questo, deve stare a noi il ricostruire nella nostra natura, state attenti, nella nostra natura, attraverso un'arte più elevata, arte nel senso di tecne, di artificio, di artificialità, questa totalità che l'arte ha distrutto. Non si superano le difficoltà introdotte nel comportamento dell'essere umano da quanto di artificiale fa parte di questo complesso, tornando indietro regressivamente ad uno stato di natura rousseauiano. Piuttosto serve un sovrappiù di artificialità, sta dicendo Nietzsche, sta dicendo Schiller, ma il mio lapsus era giustificato, perché questo pensiero si può tranquillamente prestare anche a Nietzsche. L'esigenza più impellente è quella di un'educazione del sentimento, dice poco dopo Schiller, ma ci si dovrà chiedere se c'è uno strumento che possa riabilitare il sentire, far riscoprire la sua forza, riattivare le fonti genuine della mediazione estetica. Questo strumento è definito come un supplemento di artificialità, ma per Schiller coincide con l'arte. L'arte deve potersi far carico di questo compito, ma attenzione, su questo Schiller è molto netto, ci sono tante citazioni che potete ritrovare voi stesse, anzi dice, mai il filosofo può imporre qualcosa all'artista, che deve essere completamente libero, l'artista deve essere bensì inserito nel suo tempo, perché deve avere la consapevolezza di qual è la sua missione, ma non ne deve essere mai il prediletto, l'artista di Stato, l'artista che si prende il compito di portare avanti una progettualità diversa da quella che invece la libertà dell'arte gli deve suggerire. E
L'unità distrutta non si recupera per via regressiva, si recupera con un supplemento di artificialità, ma stando così le cose, dice Schiller concludendo, l'educazione estetica o rieducazione estetica, se volete, è un compito storico interminabile, cioè che vi ha riproposto di volta in volta una strada, cito, che non ha mai fine, come si concludono le lettere. Di certo, in ogni caso, questa strada è aperta dall'arte, o più precisamente dall'elemento artificiale caratteristico dell'esperienza umana, o della seconda natura umana, come anche abbiamo avuto modo di dire nella discussione di questi giorni. Qui vedete che acquisiamo un primo elemento per chiarire meglio la tesi di Heidegger da cui abbiamo cominciato, cioè che se in Schiller lo stato estetico è concepito come la condizione dell'essenza storica produttrice di storia dell'essere umano, ciò deve essere riferito al fenomeno peculiare dell'arte. O, per dirla con le parole di Heidegger, all'elemento della, ne parleremo fra 5 minuti, messa in opera, della messa in opera, all'elemento dell'opera, dell'operare, che non è la stessa cosa appunto della condizione estetica, è una sua specificazione di cui abbiamo visto in Kant il paradigma nelle parti sul genio, quella della innovazione, della reintegrazione, della rigenerazione degli elementi, eccetera. Ora è precisamente questa direttrice che radicalizza la tematica critica della poiesis, del momento produttivo, quella che l'estetica di Nietzsche raccoglie facendo segnare un altro potente passo avanti in questa tradizione da Kant fino allo stesso Heidegger e oltre, a dispetto del fraintendimento del pensiero kantiano stigmatizzato da Heidegger. Nietzsche qui appunto in questi aspetti che ora rapidamente commenterò è kantiano senza saperlo, ma kantiano del miglior Kant, di un Kant perfettamente compreso, come accadde a Schiller, di cui Nietzsche è lettore e anche apprezzatore. Qual è la svolta che Nietzsche imprime a questa direttrice di sviluppo anticipata da Schiller e che poi vorrei portare fino ai nostri giorni? Ve la proporrei in questo modo, molto formulare, che il soggetto kantiano è innanzitutto un soggetto etico-pratico, quello è il culmine del suo valore, e cognitivo, in seconda battuta, e solo in terza battuta è un soggetto poietico, innovativo. Vi ho ricordato quella battuta di Kant: se dovessimo scegliere tra il genio e il gusto, senza esitazione sceglieremmo il gusto. Perché? Perché il gusto è la stabilità della regola, il genio è il rischio dell'innovazione. Tuttavia l'essere umano storicamente ha scelto l'altro, non fa che riorganizzare le sue forme di vita. Piaccia, non piaccia, è fatto così, la filosofia critica ne deve prendere atto. Quindi mentre per Kant il soggetto kantiano è innanzitutto un soggetto etico-pratico e poi cognitivo, è solo in seconda battuta un soggetto poietico, per Nietzsche il soggetto nietzschiano, l'uomo dopo Zarathustra, diventa un soggetto innanzitutto produttivo, poietico in senso forte, un artista, e solo in seconda battuta e in conseguenza del primato che in lui assume il produrre, in senso ampio, la poiesis, un soggetto etico-pratico e cognitivo. Sono gli stessi termini riassortiti in modo molto diverso.
Nietzsche fu del tutto consapevole dell'audacia di questa tesi antropologica, che io chiamerei schiettamente antropologica, se non vi piace me lo direte, tant'è che in un frammento lungamente commentato da Heidegger degli anni che anticipano il decadimento di Nietzsche, l'88-89, un frammento di quegli anni, può dire quanto segue: il rapporto dell'arte con la verità è stata la prima cosa che mi ha impensierito, e ancora adesso sto con un sacro sgomento dinanzi a questa discrepanza. Zwiespalt, il mio primo libro era dedicato ad essa. La nascita, talmente la Zwiespalt lì è tra Dioniso e Apollo, che però nella tragedia fanno tutt'uno, cosicché alla fine, vedete quant'è schilleriano questo, e alla fine dice, ricordate quel brano della Mediazione che vi ho detto prima, alla fine dice il giovane Nietzsche, Apollo parla la lingua di Dioniso e Dioniso parla la lingua di Apollo, è avvenuta una Wechselwirkung. Non vi ho detto che questo concetto, che poi avrà una grande fortuna significativa nella filosofia dell'Ottocento e anche del Novecento, pensate a Simmel, è un concetto molto presente nelle lettere sull'educazione estetica, questa azione di scambio, Wechselwirkung, anche qui, no? Il mio primo libro era dedicato ad essa, a questa Zwiespalt, a questa discrepanza. La nascita della tragedia crede nell'arte sullo sfondo di un'altra credenza, che non sia possibile vivere con la verità, che la volontà di verità sia già un sintomo della degenerazione. Attenzione a leggere questa frase, come tutto Nietzsche naturalmente, e qui ripeto, l'ermeneutica di Heidegger è quella che sto io stesso adoperando, ma molti nietzschiani di cui che conosco e apprezzo non la sottoscriverebbero, io però ve la propongo. È facile equivocare questo pensiero. Nietzsche qui sta pensando l'arte secondo l'accezione molto ampia che abbiamo trovato in Schiller, ma di cui Kant ci ha già autorizzati con quelle parti sul genio, così come almeno io ho ritenuto di svilupparle per voi. L'arte è quanto di artificiale e costruito, quanto di poietico l'essere umano ha introdotto fin dall'origine nella sua specifica forma di vita. Vi ricordate quel passaggio apparentemente paradossale o controsenso, ma il senso comune o il gusto, che sono la stessa cosa, è una facoltà naturale garantita all'essere umano, o è una facoltà artificiale che va sempre di nuovo ricostruita, eccetera, eccetera. Quindi l'artificiale è presente fin dall'origine, e questo già in Kant lo abbiamo potuto vedere, perché le forme di vita umana, la specifica forma di vita umana di cui stiamo qui parlando, è specifica proprio perché solo il vivente umano si trova nella situazione paradossale di dover fronteggiare una discrepanza tra arte e verità, tra l'uso oggettivo dell'immaginazione. Vi ricordate, ieri abbiamo fatto questa discussione, che ho visto che vi ha appassionato, l'uso volto alla adequatio rei et intellectus, di cui ho sottolineato l'assoluta importanza, non potremmo farne a meno, e gli altri usi dell'immaginazione, quelli indiretti, negativi, analogici, il cui fondamento, abbiamo sottolineato, è somatico, operativo e creativo, volto alla produzione di un ambiente artificiale, cioè è una visione tecnica del prospettivismo, più noto prospettivismo nietzschiano, la costruzione di un mondo, più che l'assunzione della sua datità e immodificabilità. Certamente per un animale non umano l'arte, per quanto sia praticabile, pensate agli alveari di cui ci ha parlato Kant all'inizio, non può provocare alcuna discrepanza e alcunissima
alcunissimo orrore. Il mondo è il referente delle operazioni adattative, comprese quelle costruttive. Non così per l'essere umano, che invece, come avrebbe detto Heidegger commentando Hölderlin, è un costruttore di mondi. L'essere umano interviene nel mondo reale in modo tale che molti di quei vincoli che invece sono rispettati dal vivente non umano come dati di fatto vengono rimessi in discussione, anche in modo molto profondo, come sappiamo oggi, dopo le biotecnologie. Pensate un attimo soltanto a questo. L'essere umano interviene, trova continuamente, di nuovo si ritrova sulla soglia tra il dato e il costruito, il senso comune come facoltà naturale, decisiva per il conoscere oggettivo. E il senso comune come facoltà artificiale, decisivo per il rinnovamento e l'ampliamento della conoscenza. È un costruttore di mondi, non soltanto un abitatore di mondi, come dirà Heidegger commentando Hölderlin. Quindi la discrepanza di cui parla Nietzsche può suscitare sgomento solo se si pensa la verità nei termini dell'adequazio e non nei termini di quella ricostituzione poietica, artificiale, tecnica dell'esperibile che è tipica della forma di vita umana. Viene in tal modo reso esplicito il senso della Wirkungsgeschichte che vi sto proponendo, e uno dei punti d'arrivo di questa Wirkungsgeschichte è per l'appunto il saggio che prima ho evocato indirettamente sull'origine dell'opera d'arte, concepito da Heidegger proprio e non a caso negli stessi anni in cui comincia i corsi su Nietzsche, in cui commenta alcuni testi importanti di Hölderlin. In particolare scrive Hölderlin, Essenza del linguaggio, conferenza pronunciata a Roma. Come forse sapete, siamo a metà degli anni 30 e anche gli anni in cui apre quel seminario per principianti sulle lettere, sull'educazione estetica. Vedete il plesso di questi elementi. Il punto d'arrivo è che tutto questo ci porta, ora lo faremo insieme un po' rapidamente, a porre in primo piano la questione della tecnica, senza altri orpelli, proprio la questione della tecnica, cioè di restituire, sembra opportuno alla fine di questo percorso, restituire alla parola Kunst, alla parola arte, il suo significato tecnico. E cominciare a tematizzare, ma lo farò in modo molto 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 marginale, la questione specifica della creatività tecnica. C'è una differenza davvero tra creatività tecnica e creatività artistica? Toccherò questo punto facendolo aprire da Heidegger, ma mi piacerebbe anche aprire la discussione con voi su questo. Dunque, che cosa, passiamo ad Heidegger, che cosa pensasse Heidegger dell'estetica in senso corrivo, nel senso che abbiamo fin qui, ci siamo premurati fin qui di emendare e di cui ci siamo liberati, che cosa ne pensasse è sintetizzato in questo passaggio che si trova in una nota manoscritta che accompagna il lavoro preparatorio della conferenza, anzi delle diverse conferenze intitolate L'origine dell'opera d'arte, che Heidegger tenne in diverse sedi e poi sintetizzò nel testo che noi leggiamo. Dice così, è un appunto manoscritto del 35,
vedete, siamo proprio in quegli stessi anni. Il fatto storico che ogni estetica fondata secondo un pensiero confronta Kant, altro che, l'ha detto lui, quella di Kant è fondata su un pensiero, faccia saltare se stessa, ma che l'estetica faccia saltare se stessa è una cosa a cui abbiamo assistito insieme in queste quattro giornate, continuamente, andando continuamente a parlare di altro. Faccia saltare se stessa è allo stesso tempo il sintomo infallibile che, da un lato, questa interrogazione sull'arte non è contingente, ma pure, dall'altro, che essa non costituisce l'essenziale. Per questo vi dicevo l'altro giorno che non si può parlare di un'estetica di Heidegger, anche se mettendoci d'accordo sulle parole come abbiamo fatto fin qui, noi potremmo tranquillamente praticare questa espressione. In un altro testo famoso, L'epoca dell'immagine del mondo, del 38, quindi siamo in anni non troppo lontani, Heidegger comincia elencando i contrassegni della modernità. Li mette uno dietro l'altro e poi dice a un certo punto: uno dei contrassegni della modernità è che l'esperienza dell'arte rientra nell'ambito dell'estetica, quindi rientra nell'ambito di qualche cosa che ha a che fare con un prodotto della cultura umana che è già stato estromesso da un commercio vitale con il mondo, quello che Gadamer, l'allievo di Heidegger, avrebbe chiamato la differenziazione estetica, no? I musei dove si va per vedere le opere d'arte, anzi di più, ma questo è già un tema hegeliano, andiamo nei musei per vedere quanto è diversa la concezione dell'arte tra popolo e popolo, cioè per fare delle cose nobilissime, assai interessanti, ma che non hanno più la più piccola relazione con ciò che portava il cittadino ateniese a sedersi sul teatro di Epidauro, dove invece, come dice Hegel, veniva a contatto con la verità in diretta. Quindi Heidegger pensa all'estetica come uno degli esiti del soggettivismo, della ineluttabile deriva soggettivistica della metafisica occidentale. Racconta tante volte questa storia Heidegger, per esempio in quello stesso saggio dell'epoca dell'immagine del mondo, la racconta facendoci vedere in che modo una delle parole fondamentali dell'antichità, una delle parole per definire l'ente, hypokeimenon, ve ne ho parlato ieri, quando c'era quel tipo che regge i secchi di acqua o di latte, substance, hypokeimenon, significa ciò che sta al fondo dell'ente e la forza che tiene insieme l'ente in quanto quell'ente lì, quindi quanto di più esterno rispetto al soggetto umano e autosufficiente vi sia, la traduzione di quella parola in subiectum la fa diventare di colpo misteriosamente il soggetto della proposizione, e il soggetto della proposizione è uno strumento logico in mano ad un soggetto umano. È incredibile questo décalage, ma Heidegger lo descrive in modo perfetto. Hypokeimenon non diventa il suo contrario a distanza di 2500 anni. L'estetica è uno di questi effetti di scarto di questa storia, e quindi un esito soggettivistico che bisogna decostruire contrapponendo a tutte le definizioni estetiche dell'arte la tesi secondo cui l'opera d'arte è innanzitutto, può essere ancora compresa nella sua essenza come messa in opera della verità. Ora dobbiamo lavorare un pochino su questo, è un testo notissimo che conoscerete bene, su cui già vi sarete esercitati. Il genitivo messa in opera della verità va inteso innanzitutto in senso oggettivo, certo, e la verità deve essere messa in opera, ma anche e più essenzialmente in senso soggettivo, cioè pertiene alla verità il tratto del dover essere messa in opera, non sta altrove rispetto alla sua
operazionalità, come dire, all'opera che la manifesta e ne manifesta gli effetti, proprio in virtù di quella storicità essenziale, appunto, che Heidegger aveva intravisto in Schiller. In altri termini, l'essenziale dell'opera d'arte per Heidegger, Heidegger fa tutto un lungo discorso che vi risparmio, ma in cui ci sono cose di grande interesse, se volete, e nella discussione oggi avrei un po' più di tempo, lo possiamo fare. L'essenziale dell'opera d'arte non consiste nel fatto che essa ci dice qualcosa di decisivo a proposito del soggetto creativo e dell'immaginazione produttiva in quanto facoltà di questo soggetto, e già sarebbe una cosa da non disprezzare. Consiste nel fatto che ci fa vedere, ci mette sotto gli occhi, ci dà prova, fenomenizza, fa emergere in che modo accadono e vengono alla presenza le condizioni storiche determinanti per il suo esserci. Qui è una elaborazione evidente di quanto abbiamo trovato in Kant, no? Kant ci fa vedere in che modo l'innovatività è un elemento al tempo stesso obbligatorio e destabilizzante, il che vuol dire storicizzante, che cambia le carte in tavola dell'essere umano. Qui invece a questo accadere della storia, a questo darsi, destinarsi, mandarci dei messaggi della storia, Heidegger dà, come sapete, il credito maggiore, l'importanza maggiore. Questo modo è quello della messa in opera, cioè, riformulando in modo brutale, consentitemelo, un modo tecnico, è un modo tecnico, ma a condizione di fare questi due passaggi, faccio un riassunto brutale, guardate, a condizione di, uno, intendere la verità come aleseia e non come homoiosis, che traduce adequatio. Questa discussione Kant, Heidegger l'ha fatta tante volte in tanti testi di grande importanza. Pensate quello su Platone, il problema della verità. Che cos'è la aleseia? La aleseia è il darsi dell'ente che compare trattenendo una parte essenziale di sé nel non esplicitabile. È un po' la traduzione di quella detto di Eraclito, che dice Eraclito, la natura ama nascondersi, che tutti traducono così, che non significa niente. La natura ama nascondersi, ma che cosa significa? Non significa niente, significa ciò che ha la forza di portarsi da solo nell'apparire è anche tale da trattenere presso di sé altre cose. Perché è interessante una cosa del genere? Perché questo noi lo possiamo, l'ho detto il primo giorno, lo possiamo tradurre tranquillissimamente in teorie delle affordances, per esempio. La virtualità dell'ente mi si manifesta secondo certi tratti che mi consentono di coglierlo oggettivamente, ma ne tiene in riserva molti altri che a certe condizioni io sarò in grado di far uscire fuori e di utilizzare o di riusare i precedenti e così via. Quindi non sembrano queste cose stratosferiche come lo scoteinos che non si fa capire e Heidegger che parla in quel modo che nessuno deve abbassare il tono di quel. No, sta dicendo delle cose molto, molto comprensibili. L'ente viene estratto fuori, tratto fuori, ma da chi? Ma dall'essere umano, naturalmente. Certo, anche dal babbuino, ma volete mettere, l'essere umano ne tira fuori continuamente. Da quando scoprì il linguaggio, non smise un secondo di tirare fuori dalla fusis una quantità spaventosa di cose che magari non volevano essere tirate fuori. Ricordo davvero, prima ho nominato Franco Volpi, il ricordo di un amico scomparso giovanissimo, tragicamente, una sua lezione a Roma in cui toccava questo tema in questo modo, no? Che quelle se ne volevano stare tranquille le cose, no? Invece di essere portate fuori dalla lete in cui. Ma la lete significa anche le loro virtualità, quelle che oggi chiamiamo affordances. Ora ci tornerò su questo tema. Quindi a condizione di intendere la verità come aleseia,
versus homoiosis adequatio. Certamente non commettete l'errore di pensare che Heidegger è uno che ce l'ha con gli scienziati e ce l'ha con l'adequatio. Non era mica matto, era fascista, ma non era matto. Con l'adequatio, intanto non ce l'aveva con gli scienziati, di cui riconosce pienamente la funzione insostituibile, cioè, lo scienziato non pensa, certo, non ha quel rapporto originario con il pensare, pensa nei limiti del pensato adeguativo. Inoltre l'adequatio è una grande conquista, ieri vi dicevo, arriva ultima, quando la tecnica spontanea, quella che è nata nel material engagement tra l'essere umano e la materia, che ha formato mille cose, comincia a non funzionare, lì avviene il momento della adequatio, dell'obiettazione e del controllo scientifico, e da quel momento, e fino a diventare molti secoli dopo il paradigma galileiano del controllo sperimentale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non riduciamo Heidegger alle macchiette che circolano della sua filosofia. Quindi, questo modo è quello della messa in opera, ma che diavolo è questa messa in opera? Questa messa in opera è il modo della tecnica, a condizione di intendere la verità come aletheia, quindi come disvelamento, un Verborgenheit, dice Heidegger, versus homoios, che non sono forme degradate di verità. Sono forme funzionali della verità, certamente in debito nei confronti della lete. L'aletheia è il movimento dell'aletheuein, è il movimento del fenomenizzare originario da parte di quell'ente che noi siamo. Quindi a condizione di intendere la verità in questo modo e anche di intendere la tecnica, questo è un cavallo di battaglia di Heidegger, la tecnica come un modo per di più eminente della aletheuein, versus un insieme di mezzi, una caratteristica dell'essere umano, una proprietà dominata da anthropos, no, non è questo, la tecnica è uno dei modi del disvelamento. Che modo è? È un modo poietico. L'ente si lascia disvelare tramite una poesia, mettere in opera la verità, d'accordo? Quello vuol dire, e l'opera è l'evento che esemplarmente manifesta questa condizione poietica. Vedete, siamo sulla lunghezza d'onda di Kant, che non amava che ci fossero i geni, eccetera, eccetera, di Schiller, che aveva visto con grande audacia quali fossero gli aspetti biologici di questo elemento, di Nietzsche, che aveva compreso che quella è la fondazione storica dell'essere umano, e di Heidegger, che ne dà una piena teorizzazione. Dunque, Heidegger non intende dunque la tecnica come un insieme di strumenti al servizio dell'essere umano, e non la intende antropologicamente come un tratto distintivo dell'essere umano. Vi ricordate, la tecnica non è niente di tecnico, dice, no, in tanti passaggi, la intende come uno dei modi eminenti della aletheia. Più precisamente come quel modo in forza del quale l'aletheia è qualcosa di prodotto, qualcosa di poietico, un'apertura artefattuale dell'ente, un'apertura, se volete usare questa terminologia un po' legnosa. Ora, semplificando, il proprio dell'opera d'arte è precisamente quello di manifestare esemplarmente, uso una terminologia kantiana che non è heideggeriana, ma insomma ce la possiamo consentire, no? Proprio questa essenza disvelativa e non strumentale della tecnica stessa. Qui i passi sull'origine dell'opera d'arte sarebbero tantissimi, ve ne leggo qualcuno. Voi ricordate che a un certo punto entrano in gioco un paio di scarpe. Era per questo anche che mi ero divertito a fare quel Vorspiel con le scarpe di Özli, no, della signora elegante.
e le scarpe di cui parla Kant. E poi dalle scarpe va a finire a un tempio, a un tempio come esempio di opera d'arte, ma per organizzare questa contrapposizione tra il mezzo tecnico e l'opera, ma in quanto l'opera disvela l'essenza del mezzo, la verità del mezzo, cioè che la tecnica è una forma del disvelamento. Il mezzo, in quanto determinato dall'usabilità, subordina a sé ciò di cui è fatto, la materia. La pietra, ad esempio, è impiegata e usata nella fabbricazione di quel mezzo che è la scure. La pietra è assorbita nell'usabilità. Questo è quello che vi dicevo, il paradigma ilomorfico ieri, ma che evidentemente Heidegger si appresta a decostruire in questo modo, come fa sempre, no? Dando degli enunciati con i quali finge di concordare insieme ad un lettore predisposto a questa forma semplificata della lettura, per poi invece farli cadere sul momento della verità. Il tempio, al contrario, viene contrapposto appunto al semplice mezzo, non fa sì che la materia scompaia nell'usabilità, ma la fa emergere nell'aperto del mondo dell'opera. Solo nel tempio la roccia diventa roccia. La roccia si immedesima nel sorreggere e nel riposare in se stessa e diviene così roccia. Non che prima fosse roccia, poi diventa materiale di costruzione. E proprio e soltanto nel sorreggere come colonna, come architrave, il tempio artificiale, che la roccia è davvero roccia, quindi tutt'altro che materia usata allo scopo di ottenere un risultato, ma piuttosto terminale, qui molto sacralizzato, di un'operazione che appunto l'autore che ho citato più volte, Lambros Malafuris, chiama material engagement. È così che da se stessa l'argilla, la roccia, la parola anche, no? Come qui Heidegger si preoccupa di dire, la roccia si immedesima nel sorreggere e riposare in se stessa e diviene così roccia. I metalli si fanno lampeggianti, rilucenti, i colori splendenti, i suoni risonanti, la parola dicente. Tutto ciò si fa innanzi perché l'opera si ritira nella massa e nel pesantore della pietra, nella saldezza e nella flessibilità del legno, nella durezza e nello splendore del metallo, nella luce e nell'oscurità del colore, nella tonalità del suono e nella forza nominativa della parola. Domanda ad Heidegger, ma non si potrebbe dire la stessa cosa anche di un mezzo? Perché il mezzo non dovrebbe rispondere con uguale autorità a questa interrogazione? Non si potrebbe dire la stessa cosa di un artefatto qualsiasi, per esempio di un ponte? Certamente, è la risposta mia e di Heidegger, a patto di saperne decostruire la presunta essenza strumentale. Per questo l'opera d'arte è esemplarmente quel carattere operato dell'esser vero. D'accordo? Ma con gli stessi occhi io la posso vedere, se conta il mio vedere, in un ponte, l'esempio heideggeriano naturalmente, a patto di saperne decostruire la presunta essenza strumentale per ricondurla a quella genuinamente poetica, cioè di un fare in seno alla physis, di un fare in cui l'artefice ci mette tanto quanto ci mette la materia manipolata, che suggerisce all'artefice quale usare, che cos'è, e così via. No, è proprio l'interattività dell'immaginazione tecnica di cui stiamo parlando. Ecco qui questo bellissimo, insomma sono sempre un po' retorici quelli di Heidegger, no, ma sono belli.
il ponte si slancia leggero e possente al di sopra del fiume. Questo non è un'opera d'arte, a meno che naturalmente non intendiamo opera d'arte in quell'accezione così ampia che vi fa rientrare anche le opere modeste dell'artigianato e della tecnica di tutti i giorni. Il ponte si slancia leggero e possente al di sopra del fiume. Esso non solo collega le due rive già esistenti, il collegamento, dice la stessa cosa del tempio, questo è molti anni dopo, il collegamento stabilito dal ponte anzitutto fa sì che le due rive appaiano come rive. Non c'erano le due rive prima del ponte, La naturalità delle due rive è un risultato dell'artificialità del ponte che vi viene gettato sopra. Il collegamento stabilito dal ponte anzitutto fa sì che le due rive appaiano come rive. L'una riva si distacca e si contrappone all'altra in virtù del ponte. È il ponte che le oppone propriamente l'una all'altra. Le rive poi non costeggiano semplicemente il fiume con indifferenti bordi di terraferma. Con le rive il ponte porta di volta in volta al fiume l'una e l'altra distesa del paesaggio retrostante. Esso porta il fiume e le rive e la terra circostante in reciproca vicinanza. Ha costruito questa vicinanza, che è una parola importante, adesso non posso entrare in questa discussione, nanis dell'ultimo Heidegger, quello che la tecnica moderna, ora dico una parola sulla tecnica moderna, avrebbe invece distrutto. Il ponte riunisce la terra come regione intorno al fiume. Tutto questo però è messo in crisi, naturalmente il ponte, l'antico ponte che Heidegger ha in mente, quello che ha visto nella Foresta Nera, nelle sue passeggiate, eccetera, non ha nulla da invidiare alle scarpe di Van Gogh o ai templi di Selinunt, no? Perché risponde a questo stesso criterio della messa in opera della verità. Qui è più forte l'elemento tecnico, ma è un elemento tecnico liberato da ogni ciarpame utilitaristico, strumentale, abilità dell'uomo e così via. È piuttosto questo conformarsi dell'ente che noi siamo e dell'habitus che ci porta ad abitare un mondo artificiale. La tecnica moderna però per Heidegger ha un problema. Che cos'è la tecnica moderna? Anche, cito, anch'essa è un disvelamento. Solo quando fermiamo il nostro sguardo su questo tratto fondamentale ci si manifesta quel che vi è di nuovo nella tecnica moderna. E che cos'è questo nuovo? Eccolo qua. Questa è un'analisi classica di Heidegger, davvero molto illuminante, di cui bisogna chiedersi se è ancora valida. Il disvelamento che governa la tecnica moderna, tuttavia, non si dispiega più in un produrre nel senso della poiesis, che è quello che ho riccamente illustrato, insomma, sufficientemente illustrato fin qui. Il disvelamento che vige nella tecnica moderna è un provocare, da intendersi proprio alla lettera, un chiamare a farsi presente. Un chiamare alla presenza, il quale pretende dalla natura che essa fornisca energia che possa come tale essere estratta, herausgefördert, provocare un herausfordern, e accumulata. Questo Heidegger nella questione della tecnica di alcuni anni dopo. L'insieme di questo atteggiamento provocante Heidegger lo chiama Gestell, come voi penso sappiate, dove il Ge indica l'unità dello Stellen, l'unità della posizione antropica, antropocenica, se volete usare un termine che all'epoca non c'era, in cui l'essere umano si arroga questo diritto di chiedere alla materia, alla natura, di farsi presente, si faccia presente con le terre rare che mi servono per i miei ordigni. Avete visto il film Don't Look Up? Ve lo consiglio vivamente, perché è un film molto adatto alla questione, anche è un gran bel film.
Ecco dunque che Heidegger scriveva queste cose alla metà del secolo scorso. Il Gestell, l'impianto planetario, diciamo così, no? E possiamo chiederci, per concludere, che cosa starebbe accadendo nel nostro tempo. E lo farò, voglio fare con voi, ascoltando di nuovo Kant, quindi da Kant a Schiller, a Nietzsche, a Heidegger e poi di nuovo a Kant alla fine, a proposito della naturale attitudine tecnica dell'essere umano, con un passo che ora leggiamo insieme, tratto dall'Antropologia pragmatica, che è un testo tra gli ultimi di Kant, del 98. Nella parte finale dell'Antropologia pragmatica, Kant abbozza una caratteristica dell'essere umano, cioè quali sono i caratteri determinanti. Quindi qui è proprio il Kant antropologo, mentre prima ho detto faccio una torsione antropologica, qui stiamo nel Kant antropologo, e la prima caratteristica che formalizza è quella tecnica, non a caso, e la formalizza a partire dalle mani. Questo è uno straordinario passo che leggiamo insieme e poi commentiamo. La caratterizzazione dell'uomo come animale ragionevole, Vernünftigestia, si ritrova già nella figura e nell'organizzazione, tra parole scelte con estrema cura, nella figura e nell'organizzazione, Gestalt und Organisation, della mano, delle sue dita. Ecco una mano al lavoro, una mano che interagisce con la materia. Una mano poietica nel senso che piace ad Heidegger, della mano e delle sue dita e delle ultime falangi nella loro struttura, da una parte, quindi l'organizzazione e la struttura, e nella delicatezza della loro sensibilità. Vi dicevo prima che Gefühl è un termine che Heidegger, che Kant usa per il senso estetico, e lo usa per la mano. Zarte, prezioso, delicato. Zarte Gefühl. Curioso che lo usi per la mano. E poi aggiunge: tramite ciò la natura ha reso l'essere umano abile non per un solo tipo di manipolazione, ma per tutte in modo indeterminato. Unbestimmt. E quindi anche per l'uso della ragione. Ragazzi, una volta Heidegger dice, la ragione, no, il linguaggio è opera della mano. Kant sta dicendo questo. Il pensiero è opera della mano, dice Heidegger, in che cosa significa pensare. Un prodotto del pensiero è questo armadio che lui ha di fronte a sé nella casa in cui si trova, questo grande armadio di legno. Quindi in modo indeterminato, e quindi anche per l'uso della ragione, cioè passa per la mano, Gebrauch der Vernunft, contrassegnando quindi l'attitudine tecnica o l'abilità della specie come proprie di un animale ragionevole. E qui ho aggiunto altre mani moderne, quel che facciamo adesso con le mani prevalentemente, a partire dalla macchina da scrivere, il braille, vedete, uno scrivere su un tablet, una bambina che disegna su un tablet, e qui addirittura la proiezione di una tastiera. Sapete che questi esperimenti sono in atto, io dalla mia mano governo il computer, e da ultimo autoreferenzialmente il nostro PowerPoint,
che è un coup de théâtre che io faccio ormai abitualmente, e quindi non è più un coup de théâtre, ma è efficace, perché anche noi, io perlomeno in questo momento, insieme a voi, sto facendo questo, sto utilizzando la mano in questo modo. Dunque Kant sta parlando dell'animale ragionevole, come è giusto fare in sede di antropologia, non dell'essere umano, perché l'animale ragionevole non è detto che sia necessariamente l'essere umano, ce ne possono essere altri, lo dice continuamente nell'antropologia, cioè di un vivente la cui caratteristica specie specifica fondamentale è colta prescindendo dal suo essere divenuto evolutivamente Homo sapiens, cioè un animale dotato di linguaggio e di concetti linguistici. Tempo fa mi capitò di fare a Kant, ma in parte l'ho fatto anche a voi, l'addebito, ve lo dicevo proprio nella prima lezione, che l'essere umano che lui ha in mente è quello del segmento sincronico in cui c'è già il linguaggio, il pensiero linguistico, l'organizzazione mentale dell'uomo sapiens evoluto, ma qui non sta parlando di questo, sta andando in una condizione più indeterminata, che antropologicamente gli sembra più opportuna. Quindi un animale non ancora evolutivamente dotato di linguaggio e di concetti linguistici. Voi dovete pensare, adesso fate la tara su questo, che i concetti empirici di cui abbiamo parlato più volte in questa sede sostanzialmente sono un lessico, sono le parole di un lessico. I concetti empirici, il concetto di cane che abbiamo commentato avantieri. Kant sta caratterizzando in generale prioritariamente la disposizione tecnica che è necessario riconoscere in un animale capace, tra le altre cose, a certe condizioni, di coinvolgere nell'uso della ragione una tecnologia come il linguaggio. Questo non lo dice Kant, ma non contrasta con un tema che ho condiviso con voi già diverse volte, è che non c'era niente di necessario nella struttura morfologica e anatomica e mentale di Neanderthal o di Homo erectus perché nascesse il linguaggio. Il linguaggio è nato in modo del tutto casuale e per il riuso di qualche cosa che è intervenuto per altre funzionalità. Nella fattispecie l'abbassamento della laringe e la comparsa di un gene che si chiama FOXP3, che ha la capacità di dominare i processi di carattere ricorsivo, di cui qualcuno di voi era interessato, ma stasera non lo vedo, il ragazzo interessato ai processi ricorsivi. Forse c'è. No, non c'è, vabbè, io lo racconterete voi, se dovessimo tornare sulla ricorsività. Senza questi eventi di exaptation, Homo sapiens restava della stessa natura di Neanderthal, con cui, come sapete, ha convissuto per molti secoli, 5.000 anni almeno. Quindi, coinvolgere nell'uso della ragione una tecnologia come il linguaggio, la quale tecnologia a sua volta evidenzia esemplarmente e anzi la incrementa, e Kant ci ha dato un suggerimento fondamentale su questo quando ha detto tutte le molte parole del linguaggio sono costruite, vi ricordate? L'attitudine analogica a esportare lo schema operativo di un certo prodotto, la regola della riflessione. Queste sono assunzioni di responsabilità del vostro relatore. Io insieme a voi ho convenuto che questa regola della riflessione era una cosa sommamente misteriosa, perché Kant non ce l'ha spiegata per niente, però poi siamo andati a interrogare più da vicino tutti gli esempi e si è visto che se una regola c'era, era una regola somatica, stritolare e così via, vi ricordate, no? Dopo stare appesi, dipendere, piantare i piedi. Dopodiché vi ho fatto anche notare che era del tutto naturale che questa regola operativa somatica embodied della riflessione, questa semantica, ho ricordato Johnson e Lakoff ieri, vi ricordate, si estendesse in artefatti,
Come è ben noto, la sensibilità dell'essere umano si estende naturalmente, con grande familiarità, agli artefatti. Quindi questa tecnologia a sua volta evidenzia esemplarmente, e anzi la incrementa, il linguaggio, l'attitudine analogica a esportare lo scritto. Ieri vi ho fatto notare, vedete quanto è importante che non stia lavorando sulla somiglianza, ma sta lavorando su questa misteriosa regola della riflessione, nella fattispecie una riflessione corporale, ma pur sempre una regola, e inoltre proprio in virtù del fatto che non è una regola materiale, quindi limitata soltanto a quei prodotti, è esportabile, si può estendere, si può articolare, si può integrare con altre regole. È fatto così il nostro modo di fare esperienza, esportare in un certo prodotto anche su altri prodotti spesso molto diversi. Vi faccio uno schema a me caro, che ho fatto in tante altre occasioni, anche qui una volta, che è quello dell'arco, ma ve ne parlavo l'altro giorno, cioè dell'idea di un ramo flessibile, e questa è una proprietà intuibile. Molto meno intuibile la proprietà che questo ramo a certe condizioni si possa caricare di una forza, che questa forza possa essere trattenuta, per esempio da uno spago, e che a certe condizioni possa essere rilasciata per lanciare una freccia, per diventare una forza balistica. Ma questo stesso schema è esportato nel ponte. Vedete il ponte ritornato qua? Questo è il ponticello che piaceva ad Heidegger, certamente non il ponte sullo stretto di Messina o il ponte di Calatrava di Venezia, che spacca gli argini della laguna, per cui gliel'hanno fatto alleggerire di 10.000 tonnellate, non so di quanto, perché voleva fare l'opera d'arte può spaccare gli argini adesso. Tutto quel cristallo che ci aveva messo l'ha dovuto levare. E non solo, ma anche una volta che sorregge con l'assoluta straordinaria congruenza delle linee di forza una parete intera, senza, e una volta senza cemento, che regge ugualmente per la stessa regola che viene esportata. Ma state attenti, Heidegger stia attento dovunque si trovi, regge anche questa regola, può essere esportata in un tipico prodotto della tecnica moderna, proprio il ponte sul Reno di cui parla Heidegger nei suoi saggi, che richiede al fiume di presentarsi come forza motrice, cioè quella tecnica del Gestell, della Herausforderung. Presentati, fenomenizzati come forza motrice, affinché con questo sbarramento e con le turbine io possa immagazzinare energia e distribuirla quando mi piace. È proprio il tipico esempio di Heidegger, testuale, che rientra perfettamente in questa espansione analogica di cui Kant ci ha dato la chiave, dello schema sensomotorio, eccetera eccetera. Ciò detto, l'arco convesso della diga provoca il fiume a presentarsi, a fenomenizzarsi come forza motrice che consente la produzione e l'accumulo di energia. A questo punto chiudo con alcune osservazioni finali di carattere sintetico, e cioè da tutto questo percorso che ho fatto insieme a voi, spero che vi sia risultato perspicuo nei suoi passaggi, nella sua concatenazione, anche se qualche anello l'ho dovuto un po' oggi saltare o ammorbidire o restringere. Io propongo a tutti noi questa definizione conclusiva dell'immaginazione, che a poco si è
autocandidata a essere assunta come la parola guida della ricognizione dell'estetica kantiana e della facoltà di giudizio che vi ho proposto in queste giornate, in questi pomeriggi. L'immaginazione, vi propongo di intenderla così, è il principale organo della specifica interazione plastica tra il vivente umano e il mondo ambiente e del suo essenziale storicizzarsi. Ora mi consentirete di commentare uno per uno questi elementi e di chiudere. Plasticità, cominciamo dal primo. Questo è importante perché plasticità è una parola molto corriva, molto usata, che dovremmo cercare di usare in senso rigoroso, come vorrei proporvi adesso. Che l'immaginazione sia un dispositivo interattivo plastico significa che non solo al suo esercizio, ma alla sua medesima costituzione partecipano a pari titolo il vivente umano e l'ambiente materiale che determina le condizioni del suo adattamento specifico. Qui abbiamo, per esempio, se avessimo dei retropensieri sull'intelligenza artificiale, qualcosa che ci aiuta a capire. Si può dire lo stesso dell'intelligenza artificiale? A pari titolo? Oppure lavora soltanto con elementi già omogeneizzati? Non lo so, domande. Per parafrasare il bel titolo di un libro recente di David Eagleman, che è un giovane neuroscienziato, ma anche costruttore di prototipi, per esempio è stato il consulente di Westworld, quella serie che avrete visto, a cui hanno chiesto a David Eagleman se dicevano delle cose che non andavano bene. Il bel titolo di questo libro, che lo riferisce al cervello, ma si potrebbe riferire all'immaginazione, dicendo che l'immaginazione umana è live wide, sintonizzata sul mondo della vita e sulle sue affordances, sulle tante cose in riserva della Letewin, su ciò che ancora può riservarci nella sua infinita diversificazione il mondo della vita, e non soltanto sul mondo autoriferito. È chiaro che le intelligenze artificiali sono insuperabili dovunque la potenza di calcolo, cioè l'autoriferimento, ha la meglio, perché calcolano 100 miliardi di volte meglio di chiunque di noi. No? Questo è un argomento di riflessione sulla plasticità. Quindi la plasticità vuol dire è una misura dell'adattamento, è un riconoscimento dell'alterità rispetto alla quale si interagisce e ci si adatta, quando anche ci si adatta in modo così attivo come ha fatto l'essere umano. Primato, che questo dispositivo sia il principale, come ho scritto nella mia definizione, significa che stiamo parlando di un dispositivo incarnato e multimodale, quindi nessun cerebrocentrismo che oggi è molto praticato. Pensate a Elon Musk, e vuole lavorare sui cervelli, impiantare della roba che arricchisca di potenzialità di fitness, di calcolo, e si può fare già, si può già fare. Detto in modo negativo, il lavoro dell'immaginazione non è istanziato prevalentemente dalla vista o dal cervello, perché interessa piuttosto tutto il corpo e dunque non processa input prevalentemente ottici, perché li riceve da tutti i sensi. Ciò significa, tra le altre cose, che ben prima che l'essere umano abbia posseduto un linguaggio e dei concetti linguistici, la sua immaginazione incarnata è multimodale. Per questo ho sottolineato che lì Kant sta parlando dell'essere ragionevole prima ancora che evoluto nei sensi, nei termini di Homo sapiens, di quell'antropos lì. Ciò significa che ben prima che l'essere umano abbia posseduto un linguaggio e dei concetti linguistici, la sua immaginazione incarnata e multimodale era già all'opera nella produzione tecnica di che cosa? Di artefatti, innanzitutto, ma anche di strategie cooperative. Vi ricordate il co-sentire,
consentire la socialità, il Gemeinsinn, la Gemeinschaft del Gemeinsinn. Sono tutti i termini kantiani che sto cercando di far rilavorare alla luce di uno scenario più vicino ai nostri tempi. Quindi artefatti, strategie cooperative, procedure di insegnamento e apprendimento. Anche ieri abbiamo parlato di questo, per esempio delle tempistiche differenziate dell'apprendimento. Noi pensiamo che apprendere una lingua, a scrivere, a leggere sia il corrispettivo di scrivere, neanche per sogno, ci ammonisce Vygotsky, che vi ricordavo ieri. Scrivere è qualcosa che richiede procedure di interiorizzazione, internalizzazione molto più lunghe e molto più faticose. Specificità. Che l'adattamento di questo vivente sia specifico significa che l'interazione con l'ambiente materiale ne determina le condizioni nel senso che istruisce di volta in volta, cioè evolutivamente, le determinazioni del suo essere essenzialmente indeterminato, come ci ha fatto notare Kant, come abbiamo letto in Kant. In altri termini, l'ambiente materiale coevolve con questa specie animale. Questo non si può dire degli altri viventi, o si può dire in modo minimale. Coevolve con questa specie animale in ragione delle determinazioni più influenti emerse nel corso del tempo nell'ambito della sua capacità di esercitare un'immaginazione interattiva, incarnata, analogica e multimodale. Detto altrimenti, la forma di vita di questa specie di vivente ha natura epigenetica. Non smette di riorganizzarsi. Quando Foucault provocatoriamente diceva l'essere umano è un epifenomeno, questo voleva dire, cioè che non smette di riorganizzarsi finché a un certo punto può tranquillamente scomparire. Storicità, un tratto decisivo del lavoro dell'immaginazione umana e quindi il suo carattere radicalmente storico. Qui sono partigiano della mia posizione, perché uno potrebbe tirar fuori chissà quante altre cose. Radicalmente storico in quanto radicalmente intrecciato, entangled, lo dico con un termine più fine, con le tecnologie di volta in volta dominanti. Per esempio, e questa fu senz'altro la determinazione tecnica decisiva per la nostra specie, Homo sapiens, solo per lui, cioè per noi, il linguaggio articolato e successivamente la scrittura. Quindi quando parlo di tecnologie sto mettendo in gioco roba di questo genere, il linguaggio articolato come tecnologia, come responsabile di una riorganizzazione strepitosa delle nostre mappe mentali che tante volte in modo un po' così rapsodico ho evocato, perché non era l'oggetto di questo seminario. Ciò che emerse evolutivamente insieme all'invenzione del linguaggio articolato, ad esempio, fu un uso della ragione, sempre Kant, del tutto nuovo rispetto al lunghissimo periodo di tempo che precedette questa tecnologia, vale a dire la sua caratteristica manifestazione nella forma del pensiero linguistico. Il pensiero linguistico, che per noi è la più ovvia delle cose, non è vecchia come l'uomo, è vecchia come l'Homo sapiens, ma non, neanche come Homo sapiens, come Homo sapiens, da quel che si può concludere, raggiunge, scopre, inventa, comincia a praticare il linguaggio articolato intorno a 60.000 anni fa, Homo sapiens ha 300.000 anni, 300.000, quindi neanche di tutto Homo sapiens. Ciò estese enormemente lo spazio di gioco delle operazioni integrative dell'immaginazione. Ecco.
questa acquisizione, cioè questo uso della ragione nei termini di un entanglement con il pensiero linguistico e con la sua grande potenza di organizzazione interna, non soltanto semantica ma anche pragmatica. Ieri facevo quell'esempio del fatto che il nostro linguaggio interno produce figure dialogiche dentro di noi. Come delle, voi sapete, il deep learning delle macchine attuali viene implementato insieme a quelli che si chiamano reti neurali concorrenti, antagoniste, reti neurali antagoniste. Queste si confrontano nella scelta dei tratti distintivi che portino alla definizione del compito, e quella più brava delle due, cioè che ne coglie di più e produce il risultato più efficace, alla meglio e viene premiata. Ma il ricercatore ignora quali siano le affordances e i tratti pertinenti che in questa fase, che si chiama deep learning, la macchina ha esercitato. Ottiene il prodotto, l'algoritmo finale, la sua capacità di rispondere molto bene alle esigenze, ma non sa come ha lavorato. Nel nostro cervello reti neurali antagoniste ce ne stanno a bizzeffe, perché ciascuno di noi è naturalmente tanti, e questi tanti, oltre a litigare eccetera, sono anche molto utili ad allargare i sistemi di comprensione. E poi chiudo qui. Volevo ancora fare questo passaggio. Ecco, non ci riflettiamo, ma le immagini, nel senso delle pictures, cioè le immagini raffigurate, sono recentissime, 30-40 mila anni. Su queste abbiamo una datazione molto più accertata, più difficile accertare la nascita del linguaggio articolato. Le immagini e il linguaggio sono due tecnologie che nascono insieme. Vedete come l'artista, il pittore che ha costruito l'immagine del rinoceronte che si trova nella caverna Chauvet, insieme a quelle mani che si autopresentano come la firma dell'artefatto, il rinoceronte della caverna Chauvet, non diversamente ha costruito l'immagine, non diversamente da come il linguaggio verbale ritaglia la materia dell'esperienza. Sossiurianamente la costruzione dei singoli articoli della lingua articolata è un ritaglio operato nell'esperienza arbitrariamente, perché io potrei ritagliare più su un'altra cosa, nulla mi impedisce di tornarci, e questo si chiama ricorsività, se ho bisogno di ritagli più raffinati e così via. Questo è il linguaggio articolato, cosa che con il linguaggio mimico-gestuale mai si sarebbe potuto fare. L'artista, come oggi sappiamo, perché esistono metodi di ricostruzione anche di tempistiche molto brevi con i sistemi che gli archeologi adottano oggi, ha cominciato a disegnare il rinoceronte dal corno e non come noi ci immaginiamo da un tondo, a quello ci è arrivato dopo analiticamente e costruttivamente. Diceva? No, pensavo volesse dire qualcosa. E quindi ha fatto qualche cosa che risente dell'operazione di articolazione e classificazione del mondo dell'esperienza che è stata estremamente arricchita dal linguaggio articolato. L'immaginazione, quale fu tematizzata dalla filosofia critica di Kant e in particolare nella facoltà di giudizio, è un dispositivo che inventa procedimenti di integrazione multimodale istruiti innanzitutto dalle tecnologie di volta in volta dominanti. Vi ho detto che è una posizione partigiana, ma se voi la riferite al linguaggio e alla scrittura vi rendete conto che insomma è difficile non concordare con questo. Che cosa si può dire sulla situazione attuale? Quella che da 30 anni a questa parte è caratterizzata dal primato delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, il fenomeno più rilevante dal mio punto di vista da prendere in carico è costituito, ne parlavamo ieri, dai processi di crescente esternalizzazione del lavoro integrativo dell'immaginazione. Parlavo ieri citando Stigler di ritenzioni terziarie o ternarie,
cioè di memoria esternalizzata, e dell'efficacia somatica della memoria esternalizzata. La slide autoreferenziale che vi ho presentato prima ne è un esempio. C'è molto di esternalizzato in questa lezione. Noi siamo diventati più o meno esperti, crescente esternalizzazione del lavoro integrativo dell'immaginazione, siamo diventati esperti con diversi gradi di competenza di una forma espressiva sincretica, formata come minimo da un montaggio di scrittura e immagine, come minimo, ma io avrei potuto inserire, e lo faccio assai spesso, spezzoni di film, musiche, parole, interviste, lavorando a questo montaggio sincretico, che non fa altro che metterci sotto gli occhi e sotto le mani, Kant di nuovo, il lavoro di integrazione multimodale dell'immaginazione. Pensate a come oggi la nostra esperienza delle immagini si sia ormai saldata irreversibilmente a quella delle mani, soprattutto dei ragazzini, ma di tutti noi. Un'immagine che non si fa manipolare, cosa che non riusciamo. Benjamin l'aveva capito 100 anni fa, ma noi ci accorgiamo oggi di quanto fosse preveggente Benjamin. Doveva arrivare il digitale. Dunque, questa è la mia chiusura. Il nostro rapporto con le immagini, pictures, con le immagini esterne, si riorganizza e si apre a nuove regole di integrazione con il pensiero linguistico e con i processi di sensibilizzazione, in particolare proprio con i più evoluti e creativi come quelli di tipo analogico. Questo punto è stato colto, è che me ne sono accorto solo io, ma è stato pressoché esclusivamente riferito al livello dei contenuti. Si parla infatti normalmente di contenuti condivisi, e inoltre si dice che sono contenuti barbarici, indegni dell'essere umano, i contenuti degli haters, delle porcherie che trovate su TikTok, eccetera. Altro che, sono contenuti multimediali e multisensoriali, sono il lavoro dell'immaginazione sotto le nostre mani. È chiaro che poi qui nasce tutta un'altra discussione. Questo punto è stato colto, ma è stato pressoché esclusivamente riferito al livello dei contenuti e non a quello della forma espressiva di base e delle sue valenze estetiche nel senso dei processi di sensibilizzazione di cui abbiamo parlato. Ci troviamo forse, questa è la mia domanda finale, in un mondo in modo largamente inavvertito, nel bel mezzo di un syncretic turn, dopo il linguistic turn, il visual turn e tutti gli altri che avete ascoltato. Io ne sono convinto, di certo, piuttosto che appunto demonizzare e dire che questo ci porta al rimbambimento e alla povertà dell'espressione, alla perdita della memoria, dell'attenzione, tutte queste belle storie, sentite un giorno sì e l'altro pure, se ne sono accorti gli sviluppatori delle ultime versioni del deep learning e dell'intelligenza artificiale. Come avete visto, la cosa recentissima, GPT-4, di OpenAI, Artificial Intelligence, è già multimodale. Già nel giro di poche settimane l'hanno fatta diventare multimodale, nel senso che sa integrare parola e immagine. Questa immagine assai carina che avete visto tutti reca la scritta, cioè la domanda che viene fatta alla chat: what would happen if the strings were cut? Che accade se le strisce che reggono i palloncini vengono tagliate? E quella risponde: the balloons would fly away. Balloons se ne vanno. Sa interpretare ancora su base statistica, numerica, computazionale, non perché ha capito, non ha capito niente, ma sa interpretare un'immagine correttamente rispetto a ciò che ci si può aspettare da quell'immagine. Non sa fare molte altre cose, come tutti voi sapete. Che cosa ci aspetta? Sarà anche in grado di sentire questa chat GPT, provare emozioni, immaginare,
e agire teleologicamente nella nostra prima incontro. Vi ho informato del fatto di aver letto, quindi da puro informatore, un articolo assai interessante di Benanti, il quale sosteneva che nelle ultime versioni del GPT si scorgono elementi di auto-organizzazione volta a obiettivi che non sono quelli del ricercatore, ma sono quelli che intrattengono una specie di autoconsapevolezza della macchina che vorrebbe, per esempio, durare di più, programmare per tempi più lunghi, anticipare l'obsolescenza. Se questo è vero, questa è una trasformazione davvero singolare. Fin qui, tuttavia, e chiudiamo con questo, questa domanda è rimasta l'oggetto di molta eccellente science fiction, riconoscete tutti 2001 Odissea nello spazio, e poi Blade Runner, e poi il magnifico, come si chiamava, Wall-E, che è un capolavoro assoluto, Her di Spike Jones, e se non l'avete letta, ci mettete un pomeriggio, ve lo invito a farvelo, Kazuo Ishiguro, Clara e il sole, che è uscito da Einaudi in Italia. Clara naturalmente è un social robot che è capace di fare molte cose, tra cui anche assumere atteggiamenti etici significativi. Questo è science fiction, però siamo proprio molto molto vicini. Bene, grazie, io ho finito, ho condensato un po', insomma. Allora, grazie molto per lo sforzo che hai fatto per cercare di esporre in un unico pomeriggio i contenuti di due lezioni, e sono tantissimi gli argomenti che sono stati toccati, quindi apriamo subito il dibattito, sempre con la consueta modalità che chi vuole intervenire in sala si siede qui e gestisce i microfoni. Questo qua ci sarebbe. Questo. E chi vuole invece intervenire da remoto, per cortesia, scriva in chat la sua volontà di fare una domanda. Non so se sono veramente delle domande. Una è una domanda, due sono delle integrazioni, mettiamole in questi termini, anche perché siamo abituati ad interagire già da tempo, quindi. Poi le integrazioni sono benvenute. Sempre se sono utili e funzionali al discorso. Me le sono segnate sul cellulare proprio perché stiamo parlando di multimodalità. Quindi. Allora, prima integrazione, tra virgolette, vabbè, la telecamera non è fondamentale, ma comunque. Il discorso di Schiller, cominciamo dall'inizio. E, al di là di un discorso propriamente teoretico, quindi di ritrovamento di uno stato estetico, che di fatto è uno stato in cui l'essere umano, il soggetto, ritrova la sua libertà contro quell'imbarbarimento, ma anche dall'altra parte anche da quella che è la sensualità spietata, c'è comunque una tensione, una critica verso lo stato borghese, e su un concetto che poi verrà ripreso più avanti, che è quella della scissione del lavoro. In questo senso mi sono segnata due citazioni, che una è della Lettere sull'educazione estetica dell'uomo e l'altra è di Nietzsche, dal Così parlò Zarathustra. E le leggo brevemente, sì, perché sono estremamente calzanti e molto, e in un certo senso fanno quasi rabbrividire per la somiglianza. La prima è Schiller: tu vedi operai ma non uomini, vedi pensatori ma non uomini, sacerdoti ma non uomini, padroni e schiavi, giovane gente posata ma non uomini. Non è come un campo di battaglia dove giacciono alla rinfusa mani e braccia e membra mutile di ogni sorta, mentre il sangue vitale è fuso cola sulla sabbia. Quindi questo concetto di suddivisione anche in critica cartesiana del soggetto umano e di suo tentativo di riunificazione. E poi dall'altra parte c'è ancora il Così parlò Zarathustra: in verità, amici miei, io cammino tra gli uomini che sono un ammasso di frammenti di membra umane, che il solo vedere è orribile all'uomo frantumato e lacerato come un campo di battaglia o come un campo di macello. Quindi è molto molto simile la concezione tra i due, secondo me è assolutamente calzante. Poi l'altra è sicuramente il concetto della mano, che mi ha rimandato a André Leroy-Gourhan, e quindi il ritorno la questione, il ritorno insomma sul concetto di mente, nel gesto e la parola, dovrebbe essere, sì, giusto.
e quindi insomma il concetto della mente, della faringe, del fatto che il simbolo, l'acquisizione, l'umano diventa simbolico perché riesce a liberare la mano rispetto al resto. Ultimo punto, è più che altro una domanda che rientra anche in quelli che sono i miei interessi, che lei ben conosce, e sono legati all'ultima parte del suo intervento, e cioè sul concetto di primato dell'immaginazione in relazione anche ai recenti studi di Gallese rispetto a questo problema dell'interpretazione dell'estetica, dei dispositivi touch, dell'immersività. In un certo senso mi sembra che questo tipo, la sua impostazione, l'impostazione di Gallese, vadano contro quella che comunemente viene chiamata neuroestetica contemporanea, cioè l'approccio che vede soltanto l'idea del bello legata ai correlati neurali della bellezza. Cioè è molto limitata, sì. Come dimensione molto limitata, perché come diceva giustamente è legata soltanto alla visione, quindi non prende in considerazione la concezione per cui l'esperienza estetica in generale è incarnata, e contemporaneamente la sua versione, la sua posizione rispetto all'estetica e la posizione di Gallese mi sembrano molto più vicine a quelle di Kant, e quindi le vostre tre posizioni molto critiche nei confronti della neuroestetica, perché anche in Kant, secondo me, soprattutto a partire da una intersoggettività di costruzione del concetto di bellezza, si può vedere come in effetti sia fortemente limitata a vedere che il bello è qualcosa che proviene o comunque viene realizzato soltanto da un unico organo che non sia incarnato. Solo questo, delle osservazioni a margine. Grazie. Prego Ilaria. Rimani là, che magari ci sono, sì, delle cose va ancora bene. Però direi di no, perché io concordo largamente con quello che tu hai appena detto, tutt'al più posso aggiungere qualche elemento, nel senso che le due citazioni che tu fai sono assolutamente pertinenti, adeguate a quello che abbiamo detto. Semmai una differenza si può cogliere nel fatto che sicuramente Schiller è legato ad un'idea di totalità armonica dell'essere umano, a cui naturalmente Nietzsche non è più minimamente legato, perché questa, certo, pluralità invece fa parte del soggetto nicciano in modo intimo e anche drammatico. Semmai quell'unità si raccoglie piuttosto nella sfida della prova più dura, cioè del ritorno dell'uguale, che sostanzialmente il dire di sì a ciò che è accaduto come se l'avessi voluto, no? Quello è l'aspetto, come dire, del neoumanesimo straordinario di Nietzsche, no? Che però è una diversa modalità dell'unità, che invece naturalmente Schiller intende in termini preromantici. Molto politici. Preromantici e politici, d'altra parte tu hai citato qualcosa a che fare con gli operai addirittura, e tutto questo poi naturalmente ripassa in Marx e meriterebbe ampia ripresa, Marcuse, proprio per capire, sì, Marcuse è più schilleriano di quanto, sì, non siano stati per esempio i francofortesi. Sì, assolutamente. Tutto questo côté politico è estremamente interessante, io lo pratico, tu sai che io lo pratico, però come vedi in questo seminario non, certo, non l'ho praticato, così come Leroy Gourin, che è uno degli autori su cui mi sono formato, figurati, Leroy Gourin è uno di quegli autori che per primo ha richiamato l'attenzione sul fatto che in un certo periodo, che corrisponde grosso modo a quello del grande salto, come viene nominato dagli altri paleoantropologi successivi a Leroy Gourin, quindi 40, 50, 60 mila anni fa, in piena fioritura di Homo sapiens, noi cominciamo a trovare dei manufatti di carattere artigianale, di cui fu solo Leroy Gourin a identificare questa caratteristica straordinaria, che per la prima volta non si lavorava più un singolo chopper, per esempio in modo bifacciale, che comporta una lavorazione complessa, ma da un singolo pezzo originario se ne ricavavano diversi. Questo è il prodromo della ricorsività. Cioè tu vedi che dentro questo blocco c'è la possibilità, con opportuni interventi, di ricavare un martello, una lima, un taglierino,
una lama vera e propria e così via. Questo elemento per l'Erwagoran è la nascita, la seconda, terza, quarta nascita dell'essere umano, ed è quella che comincia a innescare il processo, per cui con una di quelle folgoranti definizioni di l'Erwagoran, come quella: l'essere umano nasce dai piedi, sì, no? Sì. Cioè dalla stazione eretta, che rende poi favorevole la formazione della corteccia del lobo frontale, dei lobi frontali, eccetera. Quest'altra straordinaria definizione è che la mano, quella andrebbe aggiunta a quella kantiana, la mano dell'essere umano, il proprio, parola heideggeriana, il proprio della mano umana consiste in ciò che se ne allontana. Sì, esatto. In ciò che se ne allontana. Ciò che se ne allontana è che poi a diverso titolo ritorna nella mano, per esempio quella mano che io vi ho mostrato, in cui qualcuno usa il palmo come una tastiera. Quindi totalmente d'accordo, primato dell'immaginazione. Cosa mi avevi detto? La neuroestetica, la questione della neuroestetica, che mi sembra un concetto Gallese, un po' limitato. Non c'è il minimo dubbio, no, vabbè, la neuroestetica credo che dopo un'iniziale fioritura di interessi, Zecchi in particolare, ha mostrato immediatamente le sue debolezze, intanto perché devi partire da una predefinizione del bello. Esatto. Per cui ma con una teoria estetica alla base. Non solo, ma una teoria estetica ovviamente criticabilissima, come tutte le teorie estetiche, cioè, ma se tu gli fai un esperimento con lo scolabottiglie di Duchamp, che cosa immagini di poter tirar fuori? Con Gallese, con cui sono amico e con cui anche in questa sede ho condiviso ampiamente discussioni e opinioni, condivido buona parte della sua impostazione, soprattutto quella di una embodied simulation allargata o libera, come lui la definisce. Condivido di meno il sovraccarico che lui e la sua scuola, Rizzolatti e gli altri, danno al cosiddetto meccanismo chiamato impropriamente neurone specchio, perché neurone specchio non ti fa capire, la embodied simulation ristretta, cioè quella secondo cui se io vedo Sinner giocare a tennis, lo seguo per 2 ore e la mattina dopo gioco meglio. Ma questa esperienza l'ho fatta non con Sinner, ovviamente l'avrò fatta chissà con chi, con Panatta, ai tempi in cui giocavo a te, però è la santa verità, cioè effettivamente puoi addirittura ricevere delle istruzioni motorie che in un certo qual modo, se sei già un discreto giocatore di tennis, riesci a riprodurre. Mi pare che Gallese sia un po' troppo, peccato che non ci sia lui qui adesso a poter difendersi da questo, che non è ovviamente un addebito, ma mi sembra che la centralità del meccanismo mimetico nel senso della embodied simulation lo porta per esempio a sottovalutare tutto quell'aspetto legato all'analogia su cui l'ho richiamato esplicitamente in questa sede e avemmo una discussione via mail nella quale lui riconobbe: già Pietro, ma il paragrafo 59 è lo schema di una semantica embodied, proprio così. Mica pari, poco. Però lì la questione dell'esportazione della regola della riflessione. Noi adesso abbiamo raggiunto una comunità linguistica per cui questa frase insensata invece viene capita da tutti i presenti, è una cosa con cui un gallese non mi sono mai inteso, così come del fatto che avremmo bisogno di Peirce piuttosto che di Aristotele per lavorare sul linguaggio, cosa che fin qui Gallese ancora ha fatto, pur avendo scritto lui stesso con Lakoff un bellissimo articolo sulla semantica corporea. Ma sai, fin quando ti limiti alla semantica corporea, quando invece passi al problema dell'estensione, dell'esportazione, come l'ho chiamata io, e lì le cose diventano più complicate. Meglio così, così abbiamo altri argomenti su cui sudare, riflettere e confrontarci. Grazie a te. Prego. Dunque,
Innanzitutto grazie ancora per la splendida lezione, io approfitto di nuovo della sua disponibilità, se riesco a essere breve con due domande, altrimenti solo con una. Volevo chiederle se è possibile di tornare sulla distinzione fra la tecnicità generale che abbiamo detto essere un modo imminente della Leteuwein e la tecnica contemporanea, perché da un lato non sono molto convinto che la distinzione tra le due possa semplicemente ridursi a quella fra Erforbringen e Erhausfordern. E dall'altro mi chiedo se in realtà lo stesso discorso che abbiamo sviluppato in questi quattro giorni non renda proprio difficile il fatto di mantenerla a quel livello. Mi spiego. Rispetto all'insufficienza della semplice distinzione Erhausbringer e Erhausfordern, in fondo non è una forma di Erhausforderung, ad esempio, la pratica dell'innesto? Il fatto che mi trovo davanti un mandorlo che produce delle mandorle velenose, piuttosto che continuare a fargli fare quelle mandorle, strappo un ramo da un altro mandorlo che fa quelle dolci, lo pianto lì, ho un avocado che fa solo fiori maschi, prendo un ramo da un avocado che fa i fiori femmina, lo metto lì e allora ho indotto la natura, ho provocato la natura a darmi frutto in un modo o nell'altro. La pratica della Erhausforderung non è limitabile semplicemente al momento in cui la facciamo su macro scala, basta semplicemente l'estensione di questa pratica a distinguere i due modi tecnici? Piuttosto mi sembra che il vero elemento di differenziazione stia da un'altra parte, non so se lei è d'accordo, e cioè nel fatto che tra la tecnicità, mettiamola così, diffusa, generale, quella quella poietica, l'abbiamo definita, e la tecnica contemporanea, la vera differenza è la Machenschaft della tecnica contemporanea. Il fatto che lì mi trovo davanti un rapporto macchinale di un determinato tipo e soprattutto che che quel rapporto che è macchinale è contemporaneamente anche matematico e sistematico. E qui il discorso si sposterebbe sul senso della stessa matesis e sul fatto che non c'è matesis prima che matematica che non sia effettivamente sistematica. Se questo vale però, come fare a tenere la differenza? Perché kantianamente tutto il discorso che abbiamo fatto di questa immaginazione produttiva in un modo o nell'altro corre parallelo, mi sembra, se mettiamo uno a fianco all'altro la critica del giudizio e i metafisici Anfasgrunde alla costruzione matematica della natura, e in parallelo al fatto che sto disegnando matematicamente lo spazio e il tempo e che gli sto dando una struttura matematica, perché c'è quel tipo di costruzione, quel tipo di figurazione che poi posso immaginare, e quella figurazione è lì, quella distinzione di oggetti che vado a immaginare in cose, per cui anche in quel caso la matematica me la ritrovo alla base del discorso. Dico la cosa in un altro senso e da un altro punto di vista, facendo l'esempio del ponte, lei ha detto che l'esempio del ponte vale come quello del tempio se sappiamo decostruire l'essenza strumentale del ponte. Cioè lì parlavo per Heidegger. Per Heidegger, sì. Domanda, davvero devo decostruire l'essenza strumentale del ponte per avere la stessa radice tecnica nel senso più lato che abbiamo individuato? Perché a me viene alla mente, quando leggo questi passi, il capitolo sulla teleologia nella scienza della logica, quando Hegel dice che la verità dell'aratro è proprio il suo essere mezzo. Certo. E se proprio nell'essere mezzo dell'aratro che l'aratro mi apre tutto quanto il suo mondo, non ho per niente bisogno di fare astrazione da quella cosa, anzi lì ho veramente la tecnicità nello stesso mezzo, non ho bisogno di saltare l'opera d'arte, piuttosto mi diventa un caso limite in questo senso, forse.
Basta, mi fermo qui perché... Però si fermi, fermati anche fisicamente. Dunque, credo che almeno in piccola parte, è per mia colpa ovviamente, non per vostra, si sia creata una sovrapposizione tra le tesi che rivendico come mie e quelle che invece semplicemente riportavo nello scorcio di discussione di cui abbiamo appena parlato, quelle di Heidegger e di questa sua distinzione tra la tecnica antica, la tecnica bella e quella invece del Gestell, dove il pericolo aumenta fino a prospettare la scomparsa dell'essere umano. Allora, in molti, ma questo non ha alcun significato quello che sto dicendo, in molti testi pubblicati miei io prendo le distanze nettamente, però il fatto che voi abbiate potuto percepire, forse anche per il fatto che alcuni passaggi oggi pomeriggio erano un po' scorciati, io la penso come lei, non soltanto l'innesto, ma in generale l'atteggiamento della tecnica basica in quanto naturale propensione e attitudine dell'essere umano ha già con sé tutti questi elementi che portano a quell'aspetto che Heidegger ritiene di poter sussumere sotto il concetto di provocazione o di Gestell e così via. E normalmente il mio testo di riferimento in questo caso è un testo straordinariamente commentato da Heidegger, che è il primo Stasimo dell'Antigone di Sofocle, in cui si dice che la tecnica è qualche cosa che appartiene alla deinotes dell'essere umano, pollata deina, deinoteron, kuden deinoteron, kuden anthropu deinoteron pelei. Molte sono le cose inquietanti, ma la più inquietante di tutte è l'essere umano. Stiamo parlando appunto di un testo che precede la filosofia di Sofo, di Platone, di poco, ma la precede, in cui si dice che la tecnica è quella situazione e che la tecnica ha a che fare intimamente con l'essere umano e dunque anche con i calcoreuti che la stanno pronunciando e dunque la stanno rivolgendo anche a loro stessi, ma con quel gesto tipico del paradosso che abbiamo tante volte praticato qui nell'ultimo stasi, nell'ultimo verso dice: ma non sieda nel mio focolare, ci stai già tu, colui che fa l'uso di queste cose, no? Quindi si sente l'intima tensione interna a questo elemento. Per cui totalmente d'accordo, questa deinotes caratterizza la tecnica, anche intesa correttamente come un modo della letewein, da quando esiste la figura del technites primigenio, argo che costruisce la nave, che ne so, insomma, ognuno ha i suoi miti d'origine, oppure Prometeo che ruba il fuoco, eccetera. E quindi sono totalmente d'accordo con la tua obiezione. Mentre per l'altro aspetto fai bene a heideggerianamente, cioè con rispetto, con presa in carico nei confronti di una maggiore fedeltà filologica nei confronti del pensiero di Heidegger, a chiamare in causa il meccanico e la matematica. Ma nel mio caso invece io facevo notare con più interesse le estrapolazioni creative della tecnica in forza del principio di analogia, che qui ho riproposto come esportazione di una regola di riflessione che è un modo di riflettere con le mani. Per questo ho cominciato con quel, e poi ho fatto l'esempio dell'arco e tanti altri se ne potevano fare. Tutto questo mi fa pensare che appunto non soltanto il Gestell non sia minimamente il destino reale dell'umanità, ma che le risorse tenute in riserva dalla tecnica nel senso creativo
per cui io parlo prevalentemente, non l'ho fatto qui perché non devo parlare di me, parlo prevalentemente di creatività tecnica, che mi interessa molto di più della creatività artistica, su cui mi oriento con più difficoltà, con più difficoltà. Io penso appunto che la tecnica, intesa in questo modo, come l'ordine di questo, di questa rule making creativity, ci possa riservare un'enorme quantità di opportunità nel senso migliore di come noi oggi pensiamo l'umanità, anche se non la pensiamo più nel senso armonico che si diceva prima di Schiller, e neanche nel senso dimidiato o frantumato di Nietzsche, ma forse la pensiamo come appunto qualcuno suggeriva in una delle nostre belle chiacchierate ieri avantieri, di qualcosa i cui pezzi devono essere rimessi continuamente insieme, insomma, no? E che è anche molto intuitivo, che credo che è quello che ciascuno di noi fa, no? Di portare questa operazione integrativa fin dove è possibile, senza escludere in questo la scienza, insomma, ecco. Se per Heidegger la polemica con il falso pensiero della scienza è molto forte, in me per nulla, ho anche fatto una difesa esplicita dello scienza. Mi premeva di più evidenziare appunto questi aspetti di espansione dell'ordine del tecnico che coinvolgono operazioni estremamente quotidiane. Adesso nella versione major della mia ultima lezione ho portato un sacco di meme, di cose divertenti per farvi vedere di che cosa si tratta, di cosa parla il syncretic turn. Il syncretic turn è una di quelle cose che non soltanto coinvolge i più o meno pallosi PowerPoint del vostro relatore, ma anche le invenzioni divertentissime che si trovano non soltanto nei siti specializzati ma anche in quelli più corrivi. Se qualcuno di voi ha voglia di guardarsi TikTok più di 10 minuti a settimana, ne trova di sicuro, e questo è rassicurante, cioè circola una certa artigianalità dell'integrazione immaginativa che fa pensare che gli sviluppi potrebbero essere formidabili. Una delle condizioni, l'avevo anche indicata nelle battute finali di oggi ma non abbiamo avuto tempo, una delle condizioni è che l'insegnamento di queste forme sincretiche venga fatto dalla scuola dell'obbligo, obbligo, obbligatorio, piuttosto che togliere i telefonini ai ragazzini prima di andare alla scuola, picchiarli e fargli fare il digital detox perché diventano scemi. Andiamo a vedere dove invece inventano, producono, si sottraggono ai vincoli delle corporation, utilizzano il sistema in modo difforme da come è stato. Sì, sono un po' utopista in questo, e però insomma a qualcosa bisogna dire di sì. Come diceva il nostro maestro Nietzsche, a qualcosa, lo Ja sagen è più difficile del Nein sagen, eh? Quindi io sarei di quei che penserei che questo syncretic turn, questa nuova scrittura che noi stiamo utilizzando, è così vicina alla multimodalità dell'immaginazione che non può che riservare prospettive di complessificazione su cui bisognerebbe lavorare. Ci sono dei progetti in atto, ce n'è uno di cui faccio parte anch'io, se facciamo qualche progresso sarà mia cura farne partecipi gli amici dell'istituto. Grazie. Okay. Allora, Mattia Fiorini, devo parlare. Sì, perfettamente. Sì, ok, provo con le cuffie oggi. Allora io ho una domanda, diciamo, che rischia un po' di perdere il senso comune, spero di no e che si capisca, ma le cose, diciamo, di cui ha parlato sono estremamente interessanti e hanno trattato un punto fondamentale anche dei miei interessi di ricerca. Quindi vorrei chiarire un po' meglio quello che è il significato per lei della torsione antropologica di cui ha parlato, che poi guida un po' l'approccio di questi giorni, e in particolare riguardo il rapporto tra la ricerca critico-trascendentale e la ricerca appunto empirico-antropologica, no? Anche in Kant possiamo tirare fuori un'immagine tradizionale in cui da una parte c'è il piano puro della ricerca trascendentale che riguarda le condizioni di possibilità della forma dell'esperienza,
e che pertanto non devono essere ricavate direttamente dall'esperienza, non sono empiriche e hanno come oggetto non l'essere umano in quanto ente specifico nel mondo, ma l'essere razionale o pensante finito, cioè l'essere razionale finito e non l'essere umano, possiamo dire direttamente, di cui ovviamente l'essere umano è un tipo fondamentale, nonché l'unico di cui poi abbiamo a disposizione. E poi dall'altra parte l'antropologia come filosofia applicata o empirica, insomma, in cui l'essere umano è colto come ente specifico, come abitante del mondo, come essere nella classe degli animali, insomma, eccetera, eccetera. Ora, diciamo, quindi si potrebbe dire l'essere umano non è il soggetto della critica direttamente, ma è l'oggetto del sapere antropologico. L'antropologia che guarda l'umano nella sua realtà dipende dalla critica, ma la critica non dipende dall'antropologia. Quindi empirico e trascendentale si danno in una scissione di piani fondamentale, in cui però una possibile linea di, diciamo, di critica a Kant è che sostanzialmente si rinuncia alla ricchezza dell'empirico, conta il trascendentale che non si capisce bene che cosa sia, eccetera, eccetera. Dunque la filosofia kantiana in questa impostazione è già superata dall'idealismo, no? Che vede la ricchezza dell'esperienza, della storia. Ora, diciamo, in questa, a me sembra che sia possibile un'interpretazione alternativa del rapporto tra empirico e trascendentale, che va in direzione proprio di questa torsione antropologica che lei diceva, e che è anche stato efficace storicamente, diciamo, nella storia degli effetti kantiana. Per cui sostanzialmente c'è in realtà un'apertura essenziale all'empiricità nel trascendentale stesso, per il fatto che alla fine l'esperienza, la cui forma deve essere spiegata, è l'esperienza umana. Cioè il trascendentale si dà soltanto sempre immerso nell'empirico, che poi significa essere immerso nello storico, perché l'antropologia per Kant è un sapere che guarda l'uomo in quanto è storico e sociale, questo è evidente, no? E questo aspetto forse emerge proprio nella critica del giudizio, in particolare, in quella forse riformulazione, ma insomma non so se è una riesplicitazione del ruolo vero, autentico del trascendentale nel suo rapporto con l'empirico. Ecco, da qui, diciamo, il trascendentale kantiano, diciamo, più autentico, compreso meglio e più concretamente, sarebbe in realtà un trascendentale che riguarda specificamente l'essere umano, che è caratteristicamente storico e sociale. Ecco, e che quindi, diciamo, una evoluzione della filosofia kantiana coerente, anche se, diciamo, che supera in un certo senso l'impostazione kantiana, ma per coerentizzarla potrebbe essere una, appunto, quella torsione antropologico-antropomorfica della ricerca critica che le ha presentato, in cui poi una, diciamo, una ricerca trascendentale che si confronta anche con le altre scienze, senza però presentare un'antropologia astratta fuori dalla storia e dal tempo. Però ecco, volevo sapere se è d'accordo, se ha senso, se non c'entra nulla, e che cosa ne pensa. Insomma, la ringrazio. Caro Fiorilli, è come nella domanda che lei mi ha fatto ieri, se non sbaglio, insomma, forse avantieri, io sono completamente d'accordo con lei, nel senso, non so se lei è riuscito a seguire tutte le sedute del seminario, perché qualcosa di molto simile a quello che lei adesso stava perorando, io l'ho detto proprio all'inizio. L'ho detto proprio all'inizio, quando ho detto che certo la terza critica conclude l'impresa critica anche dal punto di vista sistematico, perché è certamente, sarebbe stupido dire che Kant non è sensibile ad un'istanza sistematica, troppi sono i collegamenti tra le singole parti, i passaggi, i ponti, i collegamenti tra cose che non si possono collegare, no, sono tutti temi che abbiamo toccato anche in rapporto alla giusta osservazione che lei faceva a proposito della questione della ragion pratica. Ma anche qui la penso nello stesso modo, cioè l'idea ipostatica di un trascendentale esterno all'esperienza, l'idea che può essere facilmente poi tradotta in una comprensione innatistica del trascendentale, l'idea che può essere ridotta ad una comprensione, in questo caso più criticabile, del trascendentale come una specie di DNA che non fa altro che produrre, secondo una progressione
di carattere modulare le proprie evoluzioni, un po' come Chomsky pensa il linguaggio, eccetera. Credo che ormai da molto tempo sia del tutto tramontata, ma è sempre utile, piuttosto che partire da questo assunto senza argomento, cercare di farla emergere dalla lettura dei testi, come in parte ho cercato di fare anch'io, mostrando come Kant, nei momenti in cui è più audace, pur rimanendo spesso legato all'idea di qualcosa di assolutamente a priori, mette in discussione perfino questa assolutezza, chiamandola con dei nomi diversi. Vi ricordate, abbiamo trovato una Voraussetzung, una predisposizione, addirittura un'epigenesi, come nel celebrato paragrafo 27 della Ragion Pura, e qualche cosa che viene presentato ora come naturale, ora come artificiale, nel senso del Gemeinsinn, eccetera. Tutto questo mi fa pensare che Kant fosse estremamente sensibile al cambiamento di paradigma che si è avuto dalla prima alla terza critica, o dall'impianto ancora confondibile con un'istanza innatistica, ma che non si sia mai spinto, mentre vedo che lei ce lo spinge, ma ha ragione, perché è nell'ambito di un argomento, verso qualcosa che ha bisogno proprio di un aggancio storico. Piuttosto mi interessava Schiller, perché è Schiller che procura questo aggancio storico, e lo procura nel modo migliore, e non nel senso, per un attimo ho temuto che lei volesse citare Cassirer, con tutto il rispetto sia ben chiaro, e togliendoci il cappello, ma io non ho mai pensato che si dovesse parlare di trascendentali storici, come neanche quelli di cui in qualche misura ha parlato Foucault, che è stato peraltro un grande lettore dell'antropologia sotto un profilo pragmatico, e che insomma porta l'argomento più o meno nella stessa direzione mia. Si ricorderà l'ultima parte di quella bellissima introduzione, che poi è la sua tesi di dottorato, quindi un grosso lavoro, porta l'attenzione sul fatto che tutto sommato la domanda prevalente è: che cos'è l'uomo? Che cos'è l'uomo? Allora, prendere molto sul serio questa domanda, che arriva tardi dal punto di vista della scansione testuale che stiamo qui esaminando, e farla retroagire su molti passaggi e della Ragion Pura e della Pratica e della Facoltà di Giudizio, a me personalmente ha aiutato molto. In particolare, gliene dico uno solo, che oggi non ho toccato, ma che è nell'ambito della discussione che abbiamo fatto, la famosa radice comune tra sensibilità e intelletto, sensibilità e ragione, è qualche cosa che, se lei la sposta brutalmente in un campo paleoantropologico, non ha neanche bisogno di spiegazione, sta là, è del tutto evidente. Questi due ceppi della conoscenza si possono distinguere unicamente quando compare il linguaggio. È una posizione molto forte, quindi rilutto a esporla in modo così didascalico, come invece in una discussione possiamo fare, però per dirle come questo aiuto antropologico, questa torsione, come l'ho voluta chiamare, antropologica, per me mi facilita molti passaggi. Inoltre, un mio principio ermeneutico minimale è quello che gli enunciati dei filosofi importanti, che non sono traducibili in altri vocabolari, io non li capisco. Ovvero, ho detto male, li capisco solo quando comincio a tradurli in altri vocabolari disciplinari o scientifici. In questo caso, con quello antropologico, ma soprattutto con il paleoantropologico, per me ha avuto mi ha dato molto sollievo. Mi dirai: come mai ci sei arrivato così tardi? E ci sono arrivato così tardi perché la paleoantropologia ha fatto salti da gigante negli ultimi 20 anni, soprattutto quando ha cominciato a lavorare insieme con le neuroscienze, la neurobiologia, l'immagine, il brain imaging e tutto il resto, insomma. Credo che questa purezza del trascendentale, che naturalmente può rivendicare tutte le sue ragioni, per esempio Heidegger mi avrebbe già
chiesto di uscire dalla sta, gentilmente di uscire dall'aula se avessi continuato a fare questa perorazione. Però è un fatto anche un po' retorico che per me funziona, ma funziona al di là della retorica perché mi illumina una gran quantità di cose, che del resto mi sembra che lei non sia troppo lontano da questa posizione, quindi se voleva da parte mia una convalida, diciamo, della tenuta di questa démarche, io sarei per dargliela, insomma. Non so se ho risposto in tutto, ma direi di sì, la ringrazio. Allora, ci sono altre domande in sala? Da casa non vedo nessun altro. Beh, io penso che dopo questa maratona possiamo anche essere... Una vera maratona. Io lo sono, lo dico con... Allora, non possiamo che ringraziare sentitamente il professor Quinto Montani per queste quattro lezioni, per lo sforzo generoso che ha fatto oggi a sintetizzare, diciamo così, la traduzione poi più innovativa di questo percorso, a partire da Schiller, per arrivare alla più stretta contemporaneità. Allora, grazie mille. E grazie a voi. Voi sapete quando sono i prossimi incontri, io non me li ricordo. Alla prossima, ciao.